Scusate, continuiamo la riunione. Ringrazio appunto, dicevo, i presenti e ringrazio anch'io Alessandra Lorini per aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi oggi, anche se, ahimè, a distanza, ed è con molto piacere che mi accingo a presentarla. Allora, Alessandra Lorini è stata fino a pochi anni fa recenti docente di storia dell'America del Nord all'Università di Firenze, ha trascorso svariati anni negli Stati Uniti che penso di poterlo dire, insomma, restano la sua seconda casa. E gli Stati Uniti in particolare sono appunto l'area di indagine prioritaria dei suoi studi, ma anche Cuba e anche l'area di confine degli Stati Uniti meridionali, quindi con l'Arizona, con il Messico in particolare. Nelle sue indagini sui temi sociali, sui temi culturali, ecco, questi ambiti sono spesso intrecciati con il tema dell'uso pubblico della storia, con le narrazioni che investono anche, guarda caso, le statue e quindi anche con la questione complessa del rapporto tra storia e memoria. Tra le molte pubblicazioni di Alessandra Lorini, mi limito a citare C'era una volta l'America, saggi sul disincanto della modernità del 2018, L'impero della libertà e l'isola strategica, gli Stati Uniti e Cuba tra 8 e 900 e ancora Ai confini della libertà, saggi di storia americana. Ha curato tra l'altro anche il volume La costruzione del nemico, istigazione all'odio in Occidente, uscito nel 2019, un volume molto recente, in cui si trova raccolto anche un saggio firmato dalla curatrice Falsi nemici e falsi eroi, l'uso simbolico della guerra civile negli Stati Uniti, e nel saggio si affronta il tema appunto dei monumenti, la guerra dei monumenti, la guerra delle statue drammaticamente legata alla questione razziale che, insomma, come sappiamo più o meno rimane in parte irrisolta. Ecco, ma tra le pubblicazioni recenti di Alessandra Lorini voglio ricordare, mi piace ricordare anche la cura dell'edizione italiana e l'introduzione del volume di Richard Collins Sulle orme di Padre Chino, Pellegrinaggio a cavallo di qua e di là del muro tra Messico e Arizona, 2016. Ora, chi è Padre Chino? Padre Chino, alias Eusebio Chini, è un gesuita originario di Segno, un paesino, insomma, della Val di Non, qui in Trentino, che troviamo missionario ai confini della Nuova Spagna sul finire del Seicento, a fine Seicento. Bene, anche qui c'entrano le statue, perché la statua di Padre Chini rappresenta istituzionalmente, a un alto tasso di formalità, per così dire, lo stato dell'Arizona nella sala delle statue del Campidoglio di Washington. Quindi, ecco, anche in questo caso, storia e memoria, uso pubblico della storia, si combinano e si rispecchiano nella vicenda di questa statua, meglio, delle statue dedicate a padre Chino, al gesuita Cavallo, in un percorso transnazionale che dalle Americhe raggiunge l'Italia e ritorno dall'Italia verso le Americhe. Ecco, questa vicenda è stata ricostruita da Alessandra Lorini e presentata pochi mesi fa, di recente, a Washington, su invito della United States Capitol Historical Society, quindi la società storica del Campidoglio degli Stati Uniti d'America. Ma ora lascio la parola ad Alessandra Lorini che ci parlerà della guerra delle statue, riflessioni sull'uso pubblico della storia negli Stati Uniti. Grazie. Grazie Serena per la tua presentazione, grazie per il richiamo a Padre Chino che ci ha fatto conoscere, fra l'altro,
E anche grazie per il richiamo a Padre Chino, che oltre agli amici di segno, voglio ricordare perché ciò che è successo e ciò di cui parlerò oggi, riguarda proprio quella rotonda dove c'è la statua di Padre Chino che rappresenta l'Arizona, dove c'è stato appunto il 6 gennaio l'occupazione o insurrezione, che dir si voglia. Ringrazio anche per l'invito in generale il direttore del dottorato, e sono molto contenta appunto di partecipare a questo seminario. Bene, io condivido lo schermo in modo da presentare subito il PowerPoint. Ah, ci tenevo a dire una piccola precisazione: quel volume che citavi, da cui è tratto il saggio Falsi nemici e falsi eroi, l'ho editato insieme al mio amico e collega Paolo Ceri, anche lui dell'Università di Firenze, anche lui già professore all'Università di Firenze. È stata una bella esperienza di lavoro di gruppo. Ecco, ci tenevo a dirlo perché è importante. Allora, condivido lo schermo. Ecco, allora, la guerra delle statue, riflessioni sull'uso pubblico della storia negli Stati Uniti. Ecco, proprio per restare dentro la rotonda, dentro il Capitol, questa immagine che vedete di questo signore, così, che porta con sé la bandiera confederata, cioè la bandiera della Confederazione sudista della guerra civile, della guerra di secessione degli Stati Uniti. Risale, forse l'avete già vista sicuramente, in mezzo alle migliaia di immagini del 6 gennaio scorso, di questa insurrezione che c'è stata, un'insurrezione dei seguaci di Donald Trump, che rivendicavano le elezioni che gli erano state rubate, secondo appunto la narrazione di questo movimento, chiamiamolo così, che è molto variegato, che è entrato dentro il cuore della democrazia americana, perché qui si tratta, è un assalto alla democrazia americana, al centro della democrazia americana, senza precedenti, e questo è molto importante sottolineare, che succede in un momento particolare. E adesso proprio la guerra delle statue è un evento che, diciamo, si evolve negli anni che portano a questa insurrezione. È importante questa immagine della bandiera confederata, perché la bandiera confederata è diventata il simbolo della rivendicazione della supremazia bianca, insieme ad altri simboli, come vedremo. Ma in questi anni, diciamo perlomeno dal 2015 in poi, e vi dirò perché, vediamo in tutte le manifestazioni dell'estrema destra radicale statunitense lo sventolio della bandiera confederata, insieme ad altri vessilli atroci, come quello della croce uncinata nazista ed altri, ma in particolare la bandiera confederata in quanto tipicamente rappresentativa della Confederazione del Sud. La Confederazione del Sud con le sue statue, di cui adesso parleremo, è una nuova, diciamo, una rivendicazione di una nuova edizione della causa sudista. Questo è stato definito, questo movimento, dagli storici, storici statunitensi, all'interno di quella che è chiamata la Unfinished Civil War. Cioè, la guerra civile che è stata combattuta più di 160 anni fa non è ancora finita, perché nel corso degli anni, nel corso dei decenni, riaffiorano gli stessi temi, i momenti cruciali, come quello del movimento dei diritti civili. E la reazione al movimento dei diritti civili è di nuovo movimenti di destra estrema che cercano di scardinare le conquiste che hanno fatto gli afroamericani e altri movimenti e altri gruppi di minoranza, esclusi da quel cerchio di We the People, noi il popolo degli Stati Uniti. E
che avevano conquistato diritti e che vengono invece ridimensionati da questi scontri forti, conflittuali, un conflitto molto forte, un conflitto che in questo caso del 6 gennaio esplode in maniera drammatica. Sul lato destro, allora vedete queste immagini, ci sono due ritratti importanti, uno è di un abolizionista. E un altro invece è di uno schiavista. Ecco, questi due ritratti sono simbolici perché dentro la democrazia americana, fin dal suo inizio, ci stanno questi due elementi. La schiavitù è dentro anche la Costituzione americana, fin dalla sua stesura. E c'è sempre stato un conflitto su queste due visioni, diciamo, la visione, fino a che poi la schiavitù viene abolita, con una guerra civile. Guardate, la guerra civile è un elemento veramente dirompente della società americana che non si è ancora ricomposta. Per cui sulla memoria della guerra civile ci sono dei conflitti esplosivi, non solo, ma nella cultura popolare la guerra civile ha un posto enorme, senza citare tutti i film che sono stati fatti sulla guerra civile, i reenactment, di gente che si veste, ora fino a qualche anno fa, negli anni 90 in particolare, da confederato o da unionista e ricombattono le stesse battaglie. È una passione a volte un po' torbida, diciamo, che poi esplode in questi momenti. Sul lato destro, la fotografia in alto, immagine in alto, vedete uno dei seguaci di questi esempi dell'insurrezione del 6 gennaio che abbraccia la statua del presidente Gerald Ford, un presidente repubblicano che rappresenta. Ora poi andiamo a vedere i vari rappresentanti, statue che rappresentano qualcuno che ha un significato particolare, che rappresenta lo stato del Michigan. Questa è una statua amica, non è una statua che si butta giù, ma è una statua con cui ci si identifica. Chiaramente è qualcosa di inedito perché nessuno può andare lì in momenti, diciamo, così, e montare sopra il piedistallo delle statue, ma così è stato fatto, un gesto di rottura anche rispetto a quelle che sono le regole. Se voi andate adesso a vedere la parte in basso delle immagini, sono invece le immagini di Richmond, Virginia, del giugno dello scorso anno. Il monumento al generale confederato Lee, di cui parleremo ampiamente, che è stato imbrattato, che è stato preso pieno di graffiti dei seguaci del movimento di Black Lives Matter, un movimento che è iniziato a seguito dell'uccisione da parte dell'assassinio da parte della polizia di George Floyd, l'avreste sentito parlare, non entro nei particolari, magari poi ne riparleremo nelle domande se vi interessa. Qui ho però due immagini di queste giovanissime ballerine nere, sono due ragazzine di 14 anni che ridisegnano a livello simbolico, no, si sono riappropriate dello spazio, uno spazio che come vedremo era uno spazio assolutamente segregato, uno spazio dell'alta borghesia bianca del Nuovo Sud dopo la guerra civile, quando fu posta questa statua, una statua altissima, una statua imponente, su Monument Avenue, che è un viale dove sono tutte statue della Confederazione sudista. Dopo il movimento di Black Lives Matter di quest'anno, tutte le statue sono state rimosse. Ecco, qui è un elemento che voglio sottolineare. Nel caso delle statue confederate negli Stati Uniti, è una storia molto diversa dalle altre statue che sono state abbattute, per esempio quella di Colombo o altre statue su cui non entro oggi in merito, ma la storia delle statue confederate diciamo, ha un risvolto particolare. Quello che interessa delle statue confederate, al di là del fatto di essere abbattute in questo momento, ma non sono tanto l'abbattimento nel momento delle manifestazioni. Ciò che interessa, credo ancora più interessante di questo, è che sono preventivamente rimosse, sono tolte dalla potenzialità di essere abbattute. Ecco, questo è molto importante. Quando poi ci sono state alcune abbattute, ecco che le autorità intervengono e le rimuovono, le portano in dei musei, le portano in dei luoghi fuori dallo spazio pubblico. Andiamo avanti. Questo
Questo è l'inizio della storia. La guerra delle statue inizia nel 2015. Nel 2015 cosa succede? Succede che questo ragazzino così, questo biondino qui sulla sinistra, che all'epoca aveva 21 anni, è Dylan Roof, quel giovane assassino che nel giugno del 2015 uccise a sangue freddo 9 afroamericani che pregavano nella chiesa nella chiesa metodista di Charleston, una delle chiese più antiche delle comunità afroamericane. Che cosa ci dice quest'immagine? Questo giovane Dylan Roof è stato studiato in particolare da Rachel Gansha, che ha vinto anche un premio per l'articolo che ha scritto su questo ragazzo. È una caratterizzazione di questo tipo di terrorista americano. È un ragazzo solo, solitario, aveva 21 anni all'epoca, che si sente investito proprio per la crescita del movimento anche degli afroamericani che rivendicavano degli spazi. Si sente che i bianchi stanno perdendo terreno. Lui si identifica con la causa della supremazia bianca, che cresce enormemente durante gli anni della presidenza Obama. Guardate, negli Stati Uniti, io ho vissuto nel 2010, in South Carolina, insegnavo in un college della South Carolina, un college progressista, molto, molto avanzato, ma vivendo in quel contesto, se uno viaggiava un po' nel sud degli Stati Uniti, il fatto che ci fosse un presidente afroamericano era qualcosa che non è stato mai metabolizzato. E il fatto poi che ci sia stato Trump, che sia stato, diciamo così, per cancellare la presidenza Obama, è un fatto che molti non si aspettavano, diciamo, quando fu stato eletto Trump nel 2016. Però se uno conosce il Sud, non si ferma soltanto a New York o San Francisco quando va negli Stati Uniti, ecco, in quegli anni avrebbe capito che c'era una grossa possibilità della vittoria di Trump. Nel 2015 c'è questo ragazzo che organizza in modo sistematico il suo progetto di iniziare una guerra razziale. C'è una citazione che rimando al mio saggio, magari se vi interessa, in cui proprio dice che lui si sente investito perché gli Stati Uniti sono invasi da neri, da ispanici, lui ce l'ha in particolare con gli afroamericani, essendo del South Carolina, che stuprano le donne. Cioè, c'è un'immagine molto forte che risale quasi al secolo scorso, al periodo immediatamente successivo alla guerra civile, quando queste idee si cristallizzano nell'opinione pubblica americana. Ecco, Dylan Roof viene ovviamente catturato, viene preso, qui lo vedete, è un selfie che si è fatto con la solita bandiera confederata che sventola. E la pistola con cui l'ha appena comprata, perché nonostante avesse avuto qualche piccolo così contrattempo per problemi di droga, gli è stata venduta tranquillamente, è facile comprare armi in quella zona. E ha comprato quest'arma, è una Glock, e ha ucciso, e ha sparato. E dopodiché è diventato anche ispiratore di altri, per esempio quello della Nuova Zelanda. Ma al di là di questo personaggio, cosa è successo? Dopo la sparatoria che ha sconvolto veramente gli Stati Uniti, l'uccisione di questi 9 afroamericani che erano insegnanti, erano membri di comunità, erano persone che stavano pregando, è iniziato questo movimento per la rimozione di questi simboli dei confederati, in particolare la bandiera confederata, ma anche le statue. Tant'è che nel 2017, eccoci all'altro evento, e c'è un filo rosso che lega l'inizio della guerra di Dylan, che diventa poi la guerra delle statue, un pezzetto di questa guerra civile che non è mai finita, nel 2017 a Charlottesville, in Virginia.
dove arrivano i nuovi sostenitori della destra estrema, la alt-right, ma anche altri vecchi gruppi, rinvigoriti a questo punto dal nuovo presidente Trump, che si sentono legittimati anche a uscire allo scoperto e a Charlottesville. Accorrono diciamo circa 6.000 persone, non erano tantissimi, però da tutti gli Stati Uniti, per proteggere la statua del generale Lee, e qui vedete nell'immagine in basso a sinistra, che nel campus dell'Università della Virginia, dove fu inaugurata nel 1924, sta per essere rimossa. C'è una delle tante statue che le autorità rimuovono proprio a seguito di questi disordini razziali scatenati dal gesto di Dylan Roof. E c'è questo movimento, diciamo, per togliere questi simboli confederati, le statue confederate, le bandiere, eccetera. Allora, vengono tutti di questi giovani dell'estrema, prevalentemente giovani dell'estrema destra, vedete anche in basso con le bandiere, la bandiera del nazista, per proteggere il generale confederato. Ecco di nuovo un legame tra l'estrema destra e questi simboli della confederazione sudista. Andiamo avanti. Ecco, questa storia della guerra delle statue, diciamo dai fatti di Charlottesville, che sono anche ripresi nel film, non so, qualcuno di voi l'avrà visto, il film di Spike Lee, Black Klansman, c'è quella scena dove si vede appunto la macchina Charlottesville, la macchina di quel suprematista bianco che si lancia sulla folla e uccide poi quella ragazza che era insieme a quel gruppo che protestava contro l'estrema destra. Ecco, questa guerra delle statue arriva anche a coinvolgere i personaggi politici e ci si accorge nel Parlamento, nel Congresso e nel Senato che nel cuore della democrazia americana, ecco qui siamo proprio dentro la rotonda, qualche anno prima ovviamente, quella rotonda dove poi nel gennaio scorso sono entrati in massa questi suprematisti bianchi, questi diciamo che rivendicavano la vittoria di Trump. Allora, la statua del generale Lee che vedete qui emergere sul lato destro, io ero lì, l'ho fatta io questa foto, l'ho fatta quando sono andata e ho visitato e c'era anche la statua di Padre Chino lì vicino, e che lì era a rappresentare l'Arizona nel 1965. Il generale Lee fa parte di un gruppo di statue che rappresentano eroi confederati che stanno lì. Cioè, si sono, diciamo, è venuto fuori in maniera drammatica questa presenza. Prima non sembrava che disturbasse qualcuno. Si comincia a dire: ma come, ci sono tutti questi confederati a rappresentare gli stati del sud dentro il cuore del Parlamento, dentro il cuore del Congresso degli Stati Uniti, il Capitol? Ebbene sì, ci sono 11, ci si accorse che c'erano 11 eroi confederati. La cosa interessante è che questa, che si chiama la collezione della National Statuary Hall, è una collezione di statue che risale ad una. Non molti sanno questa storia, ma io credo che sia una storia molto importante. È una collezione che risale ad una legge del 1864, quindi in piena guerra civile, una rappresentante del Vermont, proprio per cercare di riunificare il paese, mise a punto questo progetto di legge, disse che ogni Stato aveva il diritto di mandare due statue a sua scelta, rappresentative di personaggi chiaramente defunti, ma che erano stati, diciamo, importanti nella storia di quello Stato. Li avrebbe mandati al Congresso, quindi per questo rapporto sempre molto importante del federalismo degli Stati Uniti, di questo equilibrio fra governo federale e governi degli stati, era un elemento, diciamo, di tentativo di riunificazione, un momento in cui c'era la guerra civile in corso.
All'inizio nessuno, diciamo, poi la cosa non andò avanti per qualche anno, poi dopo la guerra civile cominciarono gli stati del nord a mandare delle statue, però statue di eroi rivoluzionari, statue di esploratori. Dal sud non arrivò nessuna statua. La prima ad arrivare fu nel 1909, la statua del generale Lee, un bronzo. Del generale Lee, perché secondo la legge possono essere statue o di bronzo o di marmo. Perché la statua del generale Lee? Erano anni in cui il nord e il sud si erano riconciliati e le figure più interessanti che potevano simboleggiare questa riconciliazione vennero scelte appunto in maniera significativa. Si scelse il generale Lee perché era una specie di leggenda vivente. Un generale della Virginia, figlio di un eroe della rivoluzione americana, che aveva sposato la figlia del figlio adottivo di Washington, era stato a West Point, era stato a favore non era a favore della secessione, ma quando il suo stato, la Virginia, se ne andò dall'Unione, lui ovviamente lo seguì. Era proprietario di schiavi, però nella ricostruzione dell'immaginario, come vedremo tra poco, diventerà invece un personaggio, diciamo, un generale moderato che rappresentava il meglio delle virtù del Sud e come tale fu inviato a Washington. Con questa statua a rappresentare la Virginia. E ci sono tutte citazioni, cioè quando queste statue sono inaugurate sono veramente straordinarie perché fanno vedere, dicono molto sul momento in cui le statue sono, diciamo, inaugurate, sono erette, più che il personaggio stesso. Cioè il personaggio è, diciamo, secondario rispetto alle motivazioni che portano alla sua scelta, eh? Cioè si costruisce il personaggio in senso mitico, un eroe confederato moderato. Guardate che la figura di Lee, ora lo vedremo nei dettagli, non era per niente moderata, ma è stata costruita come tale. E poi dopo di lui arrivarono, guarda caso, dal sud, la statua in marmo di Alexander Stevens, che era il vicepresidente della Confederazione. Uno che aveva dichiarato chiaramente che i neri erano inferiori ai bianchi e che il Sud doveva tenerli sempre soggiogati, e quindi la segregazione razziale. E questa statua per rappresentare la Georgia fu inaugurata nel 1927. Poi arrivarono altri. Arrivarono il bronzo di Jefferson Davis, che era il rappresentante del Mississippi, presidente della Confederazione, fu inaugurato nel 1931. Ma fino al 2017 nessuno aveva prestato attenzione al fatto che ci fossero 11 statue di eroi confederati dentro il Capitol Hill. Questo è quel Capitol Hill, questa è la Visitor Center, dove qui, vedete, forse li riconoscete, sono passati il 6 gennaio quei signori, tra virgolette, che andavano a buttare, volevano impiccare il vicepresidente Pence perché era accusato di tradimento, volevano sequestrare la speaker Nancy Pelosi e volevano anche prendere in ostaggio altri membri del congresso, senatori. Quindi era una vera e propria insurrezione. Andiamo avanti. Qui siamo a Richmond, Virginia. E qui vediamo la statua del generale Lee, che la vedete bella, bello altero. Questo è prima del movimento di quest'estate. Richmond, Monument Avenue, era la strada dell'alta borghesia di Richmond. È tutta un'avenue in cui ci sono questi generali confederati, alcuni a cavallo, alcuni in piedi, ma era tutta una strada che è costruita proprio all'insegna della segregazione razziale. Ecco, questo è un elemento che molto spesso si sottovaluta per capire la guerra delle statue e l'uso pubblico, della storia negli Stati Uniti. Queste statue confederate
non risalgono al periodo immediatamente successivo alla guerra civile, quando ci sono cimiteri, monumenti che ricordano i caduti, questo è assolutamente legittimo, ma sono statue che sono erette e sono, diciamo così, messe a vigilare lo spazio pubblico di un sud dove si è già instaurato la segregazione razziale. L'era di Jim Crow, che verrà spazzata via, perlomeno dal punto di vista formale, dal movimento dei diritti civili negli anni 50 e 60. Dagli anni 90, ci sarà poi nel 1896 una sentenza della Corte Suprema che legittima con la famosa formula separati ma uguali, la segregazione razziale di bianchi e neri nel Sud. I monumenti confederati sono un inno alla causa perduta del Sud, cioè si inventa una, diciamo, si distorce la storia della guerra civile raccontando che il Sud in realtà non voleva mantenere la schiavitù, lottava per i diritti degli stati. Quindi non si trattava di salvaguardare la schiavitù. La schiavitù era un effetto secondario. È chiaro che gli stati del sud ce l'avevano e quindi mantenendo i diritti degli stati si sarebbe mantenuto anche la schiavitù, ma insomma era un mondo felice quello del sud prima della guerra civile, neri e bianchi si volevano bene. Insomma, si crea una. Gli storici dell'epoca sono responsabili di questo. Scrivono libri di testo in cui fino agli anni 60 si racconta questa storia, che la causa della guerra civile non fu la schiavitù, la liberazione degli schiavi, l'abolizione della schiavitù come istituzione, ma furono la preservazione dei diritti degli stati e l'invasione da parte del nord, degli Yankees, come li chiamavano, del nord, del sud, durante la fase successiva alla guerra civile, il periodo della ricostruzione, che dagli storici del sud, che raccontavano appunto il mito della causa perduta, di questo mondo idilliaco dove bianchi e neri stavano bene insieme, il mondo perfetto, e invece fu invaso, distrutto, distrutto dal nord. Cosa vedete sulla destra? Sulla destra è una foto del 1890. Guardate quanta gente c'è all'inaugurazione del monumento al generale Robert Lee. Questo monumento al generale Robert Lee, in sella al suo altrettanto leggendario cavallo, Traveller, si chiamava il cavallo, è una statua che fu fatta a Parigi da una scultore francese e fu trasportata un lungo viaggio per arrivare a Richmond. Arrivò in blocchi. Il giorno in cui arrivò, un mese prima circa dell'inaugurazione, fu accolta da 10.000 persone che aiutarono a trasportarla a Monument Avenue, quella che sarebbe diventata Monument Avenue. Vedete, ancora tutte le ville non ci sono, ma fu la prima per segnare che quella era la Avenue che simboleggiava il nuovo sud dove la supremazia bianca era stata ripristinata e il simbolo del generale Lee, la rappresentava. Come vedete invece, scusate, torno indietro, l'ultima immagine sul fondo invece è quella di oggi. Vedete, c'è una riappropriazione dello spazio pubblico da parte del ragazzino che gioca a baseball davanti alla statua, quello spazio pubblico che era esclusivamente bianco, adesso è diventato uno spazio di tutti, anche perché Richmond non è più la Richmond del sud segregato. Richmond è diventata una città multiculturale dove ci sono giovani professionisti che arrivano là, anche giovani afroamericani.
E quindi diciamo ci sono asiatici, è una società multiculturale per cui che preferisce vedere festival di film internazionali che non le statue, il solito giro delle statue dei monumenti confederati che veniva fatta tanti anni fa. Quindi, però, la statua del generale Lee, mentre tutte le altre statue sono state rimosse, quella del generale Lee svetta ancora. Perché? Perché ci sono tutta una serie di cavilli legali dovuti al proprietario del terreno su cui fu posta la statua, che aveva messo un cavillo nel suo lascito allo stato della Virginia, che non si poteva rimuovere quella statua. Quindi ora non vi sto a entrare nei dettagli, ma tante di queste statue, in particolare questa di lì, non possono essere rimosse perché ci sono degli ostacoli di carattere legale, oltre al fatto che i vecchi proprietari di quelle magioni che ancora ci sono, che discendenti di famiglie dell'epoca, dicono che se si toglie queste statue la loro proprietà immobiliare crolla e quindi non fanno una battaglia legale per mantenere queste statue. Ma a chi sono dovute queste statue? Come nascono queste statue? La guerra delle statue. Oltre a aver trovato questo filo rosso dal 2015, l'assassinio del massacro di Charleston nel 2017, Charlottesville, dove appunto si gridava i neri non ci rimpiazzeranno, gli ebrei non ci rimpiazzeranno, guardate, era fortemente connotata in senso anche antisemitico il razzismo e antisemitismo. L'origine di queste statue, questo molto spesso in Italia non si sa oppure non si sottovaluta, sono state fatte tutte, questo numero incredibile di monumenti confederati di cui non si pensava nemmeno, non si vedevano nemmeno, tante erano parte di questo paesaggio del sud, furono creati negli anni 90, dagli anni 90 fino agli anni 60. Come diciamo, fanno parte di una forza dell'immaginario neoconfederato creato da gruppi di cultori, custodi, diciamo, della memoria, che sono in particolare la United Daughters of Confederacy, l'Unione delle Figlie della Confederazione, e l'Unione dei Figli dei Veterani della Confederazione. Queste associazioni sono molto, molto vigili anche oggi, hanno siti web che, se volete, sono molto anche interessanti andare a vederli. Questa signora che vedete, piena di crinolini, eccetera, è Mildred Lewis Rutherford della Georgia, che si era proclamata storica delle United Daughters of Confederacy dal 1911 al 1916 e fu una divulgatrice della cosiddetta Lost Cause, la causa della Confederazione sudista, dove appunto ribadisce che la causa della guerra civile non era stata la schiavitù, ma la rivendicazione dei diritti dei singoli stati. Quindi era giusta la causa della Confederazione, che ovviamente, essendo inferiore di mezzi militari e di mezzi economici, non ce l'ha portata alla sconfitta dal nord, ma i valori erano quelli originari della rivoluzione. E guardate, anche oggi, il 6 gennaio, si rivendicava lo spirito del 1776. Non so se l'avete sentito gridare questi, che poi è il programma di Trump, che Trump lanciò lo scorso 3 luglio da Mount Rushmore, che disse il 1776 doveva essere rivendicato come l'anno costitutivo degli Stati Uniti, e una nuova narrazione che valorizzava l'America dei padri fondatori, una storia fatta veramente che spazza via tutta la storiografia più recente e ritorna indietro agli anni 50, alla storia della guerra fredda, dove gli Stati Uniti sono la terra voluta diciamo, il paese voluto da Dio che libera il mondo, eccetera, eccetera. Una narrazione che è decisamente superata anche dagli storici conservatori, ma è un salto indietro nel tempo. Qui vedete
alcuni passi di questa, di queste così, da un booklet, da un pamphlet di questa signora. Ma la cosa interessante è che Mildred Lewis Rutherford e molte altre di queste signore andavano in giro per le scuole, insegnavano agli insegnanti a riscrivere la guerra civile. E i libri di testo, ripeto, fino agli anni 50, raccontavano questa storia, che era il Sud che aveva combattuto per una causa giusta, una causa che andava rivendicata. E le statue che queste signore e poi anche i Sons of Confederate Veterans mettono a giro per il Sud rappresentano proprio questa narrazione. Qui vedete sulla destra una foto molto recente delle United Daughters of Confederacy che si riuniscono sempre per celebrare i propri antenati. Loro lo chiamano heritage, loro dicono it's heritage, not hate, perché sono accusati invece di propagandare l'odio, l'odio razziale. Loro dicono no, fa parte della nostra eredità culturale. Ecco, anche questa è una bella contraddizione. Eredità della storia locale oppure odio razziale, eh? Cosa rappresentano queste statue? Allora, qui vediamo un altro momento importante delle statue confederate. Queste non sono statue, questa che vedete sulla sinistra e le due fotografie che rappresentano il momento dell'inaugurazione sono molto importanti perché, allora, questo è il monumento allo schiavo fedele. Cioè l'idea è quella che propagandavano queste signore e questi signori che riscrivevano la storia e gli storici ufficiali, che guardate anche istituzioni importanti come la Columbia University negli anni subito dopo il periodo della ricostruzione. Raccontavano la storia che dopo la guerra civile ci fu quel periodo terribile della ricostruzione, dove una razza inferiore, la razza nera, prese il comando, invase le istituzioni nel sud e tolse il diritto di voto ai bianchi, stuprò le donne bianche, cioè una storia veramente all'insegna del mito del maschio nero stupratore, quel mito che aveva così ritirato fuori Dylan Roof e gli altri suprematisti bianchi. Ma addirittura scuole come quella della Dunning School, che aveva molti seguaci, ricostruiva l'idea che la ricostruzione è il periodo più tragico della storia americana, un periodo di devastazione. Quando invece, negli anni più recenti, soprattutto, è stata rivalorizzata un'opera dello storico sociologo afroamericano W.B. Du Bois, che pubblicò nel 1935 Black Reconstructions, fa vedere invece che la ricostruzione fu un esperimento straordinario di democrazia razziale, dove circa 2000 neri, che erano persone, erano insegnanti, membri di culto, diventarono giudici, diventarono insegnanti, presidi di scuole. Fu un momento straordinario che poi fu spazzato via dal ripristino della supremazia razziale bianca. Questo durò circa 7-8 anni e poi appunto tornò al suo posto, nel senso che i neri persero il diritto di voto, i maschi neri avevano acquisito il diritto di voto con gli emendamenti costituzionali del periodo della ricostruzione. E grazie anche all'emergere del Ku Klux Klan e di altri gruppi terroristi che da un lato, mentre queste signore, vedete, svelavano monumenti che inneggiavano al momento in cui, al periodo anteriore alla guerra civile, dove vedete questo monumento allo schiavo fedele, gli schiavi erano fedeli perché erano felici di essere schiavi. La schiavitù era stato un bene per quegli africani selvaggi che portati in un paese civile, al contatto con una razza superiore, avevano acquisito un comportamento, erano riusciti a controllare le proprie passioni. Vedete qui questo monumento allo schiavo fedele fu affidato dalle United Daughters of the Confederacy
a un ex veterano confederato ed è un bellissimo monumento. Si trova al Museo Monumentale di Arlington, in Virginia, dove sono seppelliti i presidenti degli Stati Uniti. Questo è un monumento che non verrà mai buttato giù perché ovviamente è protetto. Ma è un monumento estremamente significativo, circondato da circa 267 tombe di soldati confederati. Qui vedete in alto quando fu inaugurato nel 1914 e questo signore, forse qualcuno di voi l'ha riconosciuto, è il presidente Woodrow Wilson che partecipò all'inaugurazione nel 1914 del monumento allo schiavo fedele. Questo qui sulla sinistra, il monumento allo schiavo fedele, è molto bello perché diciamo, un monumento in movimento. C'è il soldato che affida alla mamma il suo bambino, ci sono i vari mestieri, ora qui si vede solo una parte, ma in ba un basso rilievo enorme e alto 12 metri, che rappresenta momenti della vita quotidiana in cui bianchi e neri erano in un legame affettivo straordinario, come si vedrà poi in tutta la mitologia del sud prebellico, in film come vedremo adesso, Nasce di una nazione, e poi anche Via col vento raccontata. Invece questo monumento sulla destra ha tutta un'altra storia. Fu inaugurato nel 1897 a Boston. E il monumento dello schiavo fedele è in parte una risposta a questo monumento del 1897, che rappresenta, non so se qualcuno di voi ricorda il film Glory di Zwick, un film del 1989. Glory è la storia di questo reggimento di colore, di soldati di colore, perché dopo che Lincoln aveva espresso il proclama di emancipazione il 1 gennaio 1863, molti schiavi fuggirono dal sud ed andarono, si unirono all'esercito dell'Unione. Circa 200, tra i 200 e i 250 mila, tantissime, che chiaramente non vengono mai ricordati nel sud, non fanno parte del racconto, della narrazione della Lost Cause, ma ci furono e come. Questo monumento è molto bello, anche di Augusto Saint-Gaudens, fu inaugurato nel 1897, non entro nei particolari perché non voglio prendere troppo tempo, ma ci tengo a sottolineare, vedete, qui c'è il giovane colonnello bianco, perché sì, i soldati erano di colore e partecipavano all'esercito dell'Unione, ma erano reparti segregati, tutti neri. E il colonnello era un giovane colonnello bianco. Morirono tutti, anche il giovane colonnello bianco. Ecco, la cosa che vorrei, appunto, una critica a queste proteste di quest'estate, non so se le vedete, io non le vedo, vedo delle immagini, ma questo monumento dei soldati di colore è stato vandalizzato nel corso delle proteste. Probabilmente non conoscendo la storia di quel periodo, che in quel momento gli afroamericani erano orgogliosi di partecipare all'esercito dell'Unione. Ed è grazie a loro anche che poi ci fu la ricostruzione, perché molti di loro diventarono questi presidi, questi uomini politici che costruirono un sud potenzialmente interrazziale che poi fu spazzato via dalla supremazia bianca. Quindi, nel corso delle proteste di Black Lives Matter, che sono state straordinarie in generale, ci sono stati anche dei momenti, perché un movimento enorme, difficile da controllare ovviamente, e questo è stato un gesto che io ritengo non abbia valorizzato, diciamo, quelli che erano gli ideali del movimento. Ecco, sempre in quegli anni, qui siamo nel 1915, il film di David Griffith mette, diciamo, guardate, siamo agli albori della nascita di Hollywood, della nascita del cinema muto. È un evento epocale questo film, è uno dei capolavori del cinema in generale. È la storia della guerra civile e del periodo della ricostruzione raccontata dal punto di vista del sud, dal punto di vista è, diciamo, un monumento filmico alla Lost Cause, alla causa perduta del sud. Il regista, lo vedete qui in fondo a sinistra, David Griffith, era un uomo del sud. Un film che lui si ispirò a una pièce teatrale di Thomas Dixon intitolato The Klansman, l'uomo del clan, e
ed è un inno al Ku Klux Klan, che viene visto come gli eroi vestiti di bianco, con il incappucciati, che sono quelli che ristabiliscono il giusto Sud, la democrazia nel Sud, la democrazia razziale, dove ristabiliscono, per democrazia razziale si intende la supremazia bianca. Pongono fine alla ricostruzione. Qui vedete, ci sono delle scene, il film dura 3 ore, è un film straordinario, ripeto, dal punto di vista filmico, piacque molto anche a Du Bois, le scene di guerra, la tecnica del close-up. La cosa che vorrei appena appena accennare, e qui ci sarebbe da fare una lezione solo su questo, vedete questa scena che sarebbe la scena della castrazione dello schiavo che è rinnegato, che tenta di stuprare la sua ex padroncina. Erano, siccome all'epoca, siamo nel 1915, gli attori neri per motivi razziali non venivano usati, si facevano tingere la faccia di fuliggine agli attori bianchi e facevano tutti i ruoli gli attori bianchi. Quindi questo attore è un bianco travestito, diciamo, dal nero. Questa risale all'epoca prima della guerra civile, dove si così era un modo, diciamo, per fare una mascherata, perché i neri in fondo non erano considerati nemmeno dal punto di che potevano entrare sul palcoscenico. Qui siamo ancora nel 1915, i neri sono delle comparse, soltanto vengono usate come comparse. Griffith ne fa un uso enorme di comparse, per far vedere per esempio quanto erano selvaggi, che ballano sugli scranni parlamentari, si tirano cosce di pollo fritto uno contro l'altro, cose mai successe ma che venivano raccontate. Questa è una scena che poi fu tagliata, però per dire che la mostruosità di queste caratterizzazioni dei neri entra nell'immaginario collettivo. Pensate, un film come questo fu visto da milioni di spettatori, milioni. Ci furono casi di linciaggio di neri, e in quell'epoca i linciaggi erano all'ordine del giorno, ma gli stessi immigrati, immaginatevi gli immigrati, che venivano dalla Sicilia, che arrivavano a New York, non parlavano nemmeno l'inglese, vedevano un film così. E capivano che c'era qualcuno al di sotto di loro, eh? C'è un discorso anche di razzializzazione, dei vari gruppi di immigrati e americanizzazione allo stesso tempo. Quindi questo è uno dei capolavori del cinema muto, che fu molto popolare e che è un inno alla causa del Sud in quegli anni in cui i monumenti venivano costruiti. Stesso anno, questo è il più grande monumento confederato. Guardate qua, questo è Stone Mountain, la montagna Stone Mountain. È un parco popolare a pochi chilometri da Atlanta. Non so chi di voi è stato a Atlanta e l'ha visto, ma a pochi chilometri da Atlanta c'è questa enorme montagna. Questa enorme montagna fu scavata nel 1915 cominciarono sempre le United Daughters of Confederacy, finanziarono un famoso scultore, Gutzon Borglum, che poi fu quello che andò in South Dakota e fece quelle teste di presidenti che avete visto lo scorso 3 luglio, lo scenario su cui il presidente Trump ha fatto il suo famoso discorso di guerra, anche lui. Ecco, è lo stesso, cominciò qui. Lui era un membro del Ku Klux Klan, ma le signore della United Daughters of Confederacy non lo considerarono come tale. Iniziò questo monumento, che poi rimase, era un monumento enorme, come vedete, tutto scolpito. Ci vollero anni, poi fu lasciato, ripreso. E fu ultimato quando? Fu ultimato dopo il movimento dei diritti civili, cioè si pagò, si raccolsero soldi per finirlo, perché era importante ribadire di nuovo la supremazia bianca. Questi tre signori a cavallo sono i tre eroi confederati. Di nuovo vedete il generale lì, c'è poi Jefferson Davis, il presidente della Confederazione, e poi c'è il generale Stonewall Jackson. Ecco, questi tre eroi a cavallo scolpiti nella roccia
sono un emblema della Confederazione, il più grande monumento. Pensate, sono 122 metri di altezza per 13 di lunghezza. Perché Stone Mountain? Perché a Stone Mountain nel 1915, vedete l'immagine giù in basso e in alto a destra, si fondò il nuovo clan. Il nuovo clan, Ku Klux Klan, ispirato dal film di Griffith che parla del vecchio clan, quello che nacque durante il periodo della ricostruzione, nel 1915 si rifondò e divenne attivo. E su Stone Mountain proprio divenne il luogo dove rinacque nel 1915. Questi sono gli anni in cui, oltre a costruire appunto questi monumenti confederati, vanno di pari passo con quest'altra pratica, cioè heritage e anche hate. L'eredità culturale della Lost Cause e anche l'odio razziale. Queste sono scene di linciaggi, vero e proprio terrorismo razziale, dal 1877 al 1950 4.400 persone furono linciate. Io ho discusso di questo fenomeno dei linciaggi in un saggio, e rimando a quello, un saggio che ha citato la professoressa Luzzi in quel libro, C'era una volta l'America, saggio sul disincanto della modernità, è l'ultimo capitolo. È un fenomeno molto importante perché qui vedete erano folle di gente comune, mobs, erano folle di persone che si riunivano e facevano questo negro barbecue, come lo chiamavano, bruciavano e poi si facevano anche fotografare e le fotografie diventavano cartoline postali che venivano fatte circolare. Vedete questo fu una mostra molto importante, Without Sanctuary, questo è il catalogo della mostra, venivano fatte circolare per ricordare, mamma, ero qui, guarda, questo sono quello a destra, e queste cartoline di questi episodi agghiaccianti che io conoscevo perché avevo studiato la rivista The Crisis, che fece insieme alla National Association for the Advancement of Colored People, fece una battaglia contro i linciaggi, per avere una legge contro i linciaggi che non fu mai passata. Queste cartoline, io ho chiamate cartoline dall'inferno, erano scene di vita quotidiana di persone normali. Per venire in mente la banalità del male, no? Il concetto di Hannah Arendt, cioè persone che poi erano affettuose con i figli, con i nipotini, andavano magari a fare quelle belle torte di mele dopo aver fatto una cosa del genere. Era normale perché si dovevano rimettere i neri al loro posto. L'accusa era quella di a questi neri, senza nessuna prova precisa, di avere abusato o aver insultato o recato violenza a una donna bianca. Molte di queste accuse si dimostrarono infondate. Questo fa crescere enormemente, dà forza negli Stati Uniti negli anni 20 questa lost cause, questa dilagazione di questi fenomeni anche di violenza al Ku Klux Klan, che diventano, che dal sud va anche nel Midwest, soprattutto in Indiana, e nel 1925 fa una vera e propria marcia su Washington. Vedete, qui sono una grande manifestazione del Ku Klux Klan che sfila tutti vestiti incappucciati a Washington nel 1925, quando il Klan raggiunse i 5 milioni di iscritti in tutto il paese. Qui sulla sinistra in basso invece vedete il monumento che è stato inaugurato, un museo che è stato inaugurato 2 anni fa, un museo a Montgomery, Alabama, dedicato alle vittime della supremazia razziale. È bellissimo questo museo, è molto scioccante perché oltre a tutte le fotografie dei linciaggi, ci sono anche fotografie delle violenze della polizia. Qui si ricollega anche alle rivolte, alle proteste di quest'estate. E qui ci sono dei monumenti, queste stele, che ognuna di queste stele è un nome, perché a queste vittime dei linciaggi, si dice 4.400, un po' come succede quando ci sono i naufragi di immigrati morti nel Mediterraneo
64, ma nomi e cognomi, chi sono, le loro storie. Ecco, in questo museo si raccontano le storie di tutti quelli che sono stati linciati, tutte le vittime della supremazia bianca. Ecco la mia slide conclusiva. La mia slide conclusiva vi riporto alla National Statuary Hall. Ricordate quell'immagine, vi ho fatto vedere il generale lì? Ecco, a dicembre, il 20 dicembre del 2020, il generale Lee è stato rimosso dalla sua piedistallo, grazie anche, devo dire, a tutto questo movimento che c'è stato. E devo dire che la Nancy Pelosi è stata molto attiva, anzitutto ha cercato di eliminare o di mettere in luoghi meno visibili i vari ritratti di personaggi della confederati, della supremazia bianca, ma non voleva eliminare le statue, ma non l'ha potuto fare. Perché? Perché le statue, e questo gliel'ha ricordato il capo dei repubblicani, le statue sono decise dai vari stati, cioè le due statue che dal 2000, è stata una legge correttiva di quella del 1864, ogni stato può cambiare i personaggi, cioè si è creato questa Statuary Hall come una specie di democrazia in evoluzione costante. Quelli che non si ritengono più adeguati, uno Stato decide di cambiare una statua, l'Assemblea dello Stato, la legislatura dello Stato, con una legge precisa, deve trovare un posto dove collocare la statua precedente e la rimuove e mette un'altra statua al suo posto. Sono state già cambiate molte statue e se andate a Washington visitatele perché veramente vale la pena. Vi racconto poi anche la mia esperienza, perché io quando ho visto quell'irruzione ho detto ma come possono entrare senza avere avuto qualcuno dall'interno che l'aiutate, perché io quando sono andata lì nel 2018, vi giuro, era pieno di polizia, eravamo perquisiti, non si può entrare così nel Capitol come sono entrati questi che hanno fatto l'insurrezione. Comunque, tornando alla rimozione del generale Lee, la Virginia, grazie anche alle lotte delle proteste di quest'estate, ha deciso di mettere al posto del generale Lee, che lo vedete qui adesso sdraiato, pronto per essere riportato nella sua Virginia, questa ragazza, qui una ragazza giovanissima di 16 anni, Barbara Rose Jones, che era una leader del movimento dei diritti civili nella Virginia, che fu una delle prime a combattere, è morta nel 1935, una delle prime a combattere per diciamo, migliorare le scuole dei neri. E questo è una, diciamo, un'evoluzione, cioè si sostituiscono le statue dei leader confederati con quelli del movimento dei diritti civili. Beh, direte voi, una bella storia che finisce bene? Io vi lascio con una domanda, dopo aver citato, i dati su quanti monumenti confederati sono stati rimossi. Allora, vi ricordate che quando è stata fatta l'inaugurazione di Joe Biden il 20 gennaio scorso, ci fu quella giovanissima poeta laureata, Amanda Gorman, vestita di giallo, con quella bellissima, che ha recitato, ha interpretato la sua poesia The Hill We Climb. È un'ode alla democrazia americana, al fatto che negli Stati Uniti anche una ragazza come lei può aspirare a diventare presidente. Bene, la logica di sostituire con esponenti del movimento dei diritti civili le vecchie statue confederate rappresenta questa logica, c'è cioè una vittoria della democrazia americana che è inclusiva, che diciamo, rappresenta le potenzialità di One More Perfect Union, un'unione sempre più perfetta. Non è perfetta, ma è
possibilmente più perfetta o più perfettibile, diciamo. È una possibilità di diventare una democrazia realizzata e questo è un esempio, ma direi che rimuovere le statue certamente è più semplice che risolvere i conflitti che ci sono e che sono conflitti sani della democrazia, dove si cerca di ridefinire, eliminare o perlomeno tendere a eliminare le disuguaglianze. È più facile rimuovere una statua o cambiare il sistema scolastico statunitense che esclude le minoranze etniche o che le scuole sono sempre inferiori? È più facile rimuovere una statua o risolvere i problemi del sistema sanitario, che come si vede adesso anche durante la pandemia sono stati pesantemente colpiti le minoranze etniche, i neri sono quelli che sono morti assai di più che dei bianchi durante la pandemia, proprio perché fanno i lavori più umili. Quindi l'uguaglianza razziale, quella che non è stata realizzata dal movimento dei diritti civili, il movimento dei diritti civili è stata una vera e propria rivoluzione che non è finita, è rimasta incompleta. Tanto quanto il discorso di Martin Luther King, che è celebrato come un eroe, il suo discorso del Have a Dream, ma non è ricordato invece il Martin Luther King, quello più radicale, che voleva un'uguaglianza razziale vera, perché disse una volta: sì, va bene, adesso possiamo sederci alla stessa tavola, nei ristoranti con i bianchi, ma se non abbiamo i soldi per comprarci l'hamburger, come possiamo sederci nello stesso ristorante? Quindi è una tensione costante fra diritti civili, diritti economici e sociali, uomini, donne, perché fanno parte dello stesso pacchetto. Anche infatti le donne nella National Statuary Hall, ci sono state molte più donne adesso, sono state inserite in questa collezione. Ma le donne, si sa ancora, hanno molta strada da fare per raggiungere l'uguaglianza. Ecco, vi do soltanto, voglio concludere con due dati. Mi sembra di essere rimasta nei 45 minuti, Serena. Posso andare ancora avanti un minuto? Sì, vai, vai, penso che sì. Sì, Posso? Ecco, un minuto. puoi. Ti autorizziamo. Allora, secondo il Southern Poverty Law Center, che è un ottimo, centro di indagine sociale, nel periodo 2015-2019 sono stati rimossi, quindi tolti dallo spazio pubblico e messi in spazi privati, perché anche quando le United Daughters of Confederacy hanno rimosso i loro monumenti, li hanno tolti dallo spazio pubblico dove rappresentavano la supremazia bianca, ma nessuno gli impedisce di metterli nelle loro ville, nelle loro case, nei loro backyard, nelle loro associazioni. Quindi sono stati rimossi dal 2015 al 2019 almeno 138 monumenti confederati, però ne rimangono altri 800. Nel 2020, subito dopo l'assassinio di George Floyd, sono stati rimossi, nei mesi successivi, ben 168 monumenti confederati. Nella sola Virginia sono stati rimossi 77, nel North Carolina 24, in Texas, in Alabama 12 a testa. Non solo, ma 131, perché non sono solo monumenti confederati, ci sono scuole che portano il nome degli eroi confederati. Ci sono autostrade, ci sono ponti che portano il nome di eroi confederati. E 131 scuole dovrebbero cambiare i nomi, cambiare da un eroe confederato e rinominarsi in un altro modo. Ma basta questo? È un passo avanti? Beh, diciamo che forse è un passo avanti, ma certamente la strada è ancora lunga. E d'altro lato il pericolo qual è? Si vede anche nell'altro problema delle statue, delle statue di Colombo, di cui non parlo oggi, ma ho scritto un articolo e qualcuno di voi interessato ne potrò parlare poi magari nelle domande.
Cioè, è una storia molto più complicata, perché Colombo vuol dire tante cose per tanti gruppi, non soltanto non è solo il colonizzatore, per gli italoamericani, per esempio, è un simbolo di rivendicazione rispetto alla loro discriminazione etnica negli Stati Uniti. E altre statue, qui è un discorso veramente straordinario, complesso. Ci sto scrivendo un libro sulle varie statue, e vi giuro che non è semplice, ma è veramente affascinante perché apre uno squarcio sulla società contemporanea e sulle radici delle disuguaglianze economiche, di genere, razziali, politiche di oggi, che è veramente straordinario. Il pericolo però qual è? Che si vada a cercare la purezza cioè, Lincoln, per esempio, è stato accusato anche, Lincoln è quello che ha fatto il proclama di emancipazione. Però qualcuno l'ha visto come no, no, non va bene Lincoln, eliminiamo il nome di Lincoln, eliminiamo le statue di Lincoln, perché presidiò all'impiccagione di 38 nativi americani che si ribellarono nel 1862, quindi eliminato. Quindi il problema di quando si sceglie, perché il problema è quello della rappresentatività, chi è che rappresenta? Chi è questo personaggio ideale che una statua dovrebbe incarnare, che rappresenta tutti? L'individuo perfetto che rappresenta che cosa? Quindi lascio con questa domanda che è decisamente importante. Anche lo stesso, un altro, Franklin Delano Roosevelt, c'è cioè chi dice appunto, lo stesso Bernie Sanders l'ha citato varie volte, come la presidenza Biden, diceva Sanders, deve essere come quella di Franklin Delano Roosevelt, e questo 1,9 billion, questo stimolo che sta discutendo adesso il Parlamento statunitense, è all'insegna di Franklin Delano Roosevelt, del New Deal. Ma Roosevelt anche lui emise quell'ordinanza che internò i giapponesi, i cittadini americani e non cittadini di origine giapponese. Allora nemmeno Roosevelt dovrebbe essere idoneo ad avere monumento. Quindi è il discorso un po' delle purghe anche, molto pericoloso. E se si va oltre un certo limite a eliminare tutti quelli che non sono perfetti, si rischia poi di dar ragione a Trump, che diceva che vedete, tolgono la storia del Sud, non era la storia del Sud come ho spiegato, spero di averlo spiegato esaustivamente, ma era la memoria confederata del Sud. Quindi dopo i confederati ci sarà George Washington, Thomas Jefferson, che erano schiavisti anche loro. Ebbene no, perché loro erano i fondatori degli Stati Uniti, della società statunitense, di questo esperimento americano, mentre invece i confederati erano quelli che l'avevano buttato giù con la secessione, ovviamente, lo volevano disintegrare, quindi erano traditori in realtà. E io direi mi fermo qui, magari se ci sono altri, avrete anche altre cose da dire, ma non voglio, ovviamente i miei 45 minuti li ho utilizzati e aspetto le vostre domande, spero che ci siano. Grazie. Alessandra, grazie mille. Forse è bene di interrompere la condivisione. Dunque, intanto sì, ringrazio anche a nome di Giuseppe Albertoni e a nome di Elvira Migliaro, che nel frattempo è riuscita a raggiungerci e che saluto e che è responsabile della sezione storica della scuola di dottorato. Beh, ringrazio per questa panoramica così ampia, così articolata e anche presentata con molta passione, che penso abbia raggiunto tutti noi. E poi, insomma, una panoramica articolata in cui sempre al centro c'è il tema delle statue, di quello che rappresentano, quello che rappresentavano in origine, quando sono state erette, e quello che rappresentano in fasi successive, quando vengono abbattute. Ora io credo ci siano, immagino, varie domande, forse, e di solito, no, Giuseppe e Elvira, di solito sono i dottorandi
ad aprire il dibattito, a porre domande alla relatrice. Quindi prego, Se a voi la posso parola. precedere le domande dei dottorandi, semplicemente per salutare la nostra relatrice, ringraziarla moltissimo, scusarmi per il mio ritardo dovuto a motivi vaccinali. Ecco, non è l'unica. Oggi è giornata di vaccini anche dei miei colleghi. Non mia, ma della mia mamma 89enne, Ah, ho capito, ho e capito. dunque non potevo non esserci, mi dispiace moltissimo. Mi permetto adesso di darle il benvenuto, di ringraziarla veramente tanto di questa relazione splendida e, come diceva Serena, carica di una passione civile che abbiamo avvertito, e mi dispiaccio di averne colto solo l'ultima parte, ma conto e confido sulla registrazione. E ora, come diceva Serena, e come è uso nel nostro dottorato, vorremmo che i nostri dottorandi iniziassero una discussione che immagino sarà ricchissima, visti la quantità e la forza degli spunti che ne sono venuti fuori. Posso fare una domanda? Certo, prego. Buongiorno a tutte e tutti. Intanto ringrazio la professoressa Lorini per l'intervento e per aver messo a disposizione lo scritto, che devo dire per me è stato molto utile per capire anche i fatti comunque contestualizzare i fatti di Capitol Hill, diciamo, tutta la questione dell'abbattimento delle statue. Allora, la mia domanda si riallaccia un po' alla fine del suo intervento, quando lei appunto accennava agli attacchi contro le statue di Colombo, no? Che sono la cosa forse che anche diciamo a noi europei forse ci colpisce un po' di più. E mi chiedevo se quale fosse il rapporto appunto fra gli attacchi alle statue confederate, che appunto fanno parte di questa ferita mai rimarginata della storia della guerra civile americana, e gli attacchi a statue come quella di Colombo. Questa domanda mi è venuta in mente anche perché lei più di una volta ha fatto riferimento alla rimozione preventiva delle statue dei confederati. L'ha detto all'inizio dell'intervento e anche alla fine ha ricordato i numeri delle statue confederate che vennero rimosse, no? Quindi mi è venuto in mente. Non può spiegarsi l'attacco a statue come quella di Colombo anche a partire da questa rimozione, come se appunto venissero tolti anche dei, diciamo, dei capi di imputazione, e quindi diciamo, questa diciamo, rabbia anche della popolazione di origine afroamericana non si riversi anche contro altri simboli, come dire, come appunto come quello di Colombo. Questo anche perché, diciamo, leggendo anche in prese di posizione a proposito di quanto sta accadendo, penso, avevo letto una cosa molto breve di Michael Walzer, dove dice: capisco benissimo gli attacchi contro le statue dei confederati, però ritengo un'isteria gli attacchi contro le statue di Colombo. Benissimo, però mi chiedo se c'è però un legame fra le due cose, e non va questo legame ricercato appunto in questa storia irrisolta della guerra civile americana. Grazie. Come faccio? Rispondo una per una oppure ne prendiamo diverse insieme se ci sono? Come Beh, vuoi, Serena? forse una do. Cosa dite, Elvira, Giuseppe? Una per Può una, forse. rispondere a ciascuna domanda, forse è meglio. Va bene. Grazie della domanda su Colombo, perché originariamente volevo parlare anche appunto delle statue di Colombo, poi ho deciso di concentrarmi sui confederati per motivi di tempo. Allora, la storia delle statue di Colombo è molto diversa da quella dei confederati. Il legame c'è in quanto è sempre una rivendicazione di uno spazio pubblico che è stato impropriamente occupato da un simbolo, che, scusate un secondo, devo aprire il cancello.
che è stato occupato da un simbolo che non è ritenuto, diciamo così, idoneo per un gruppo che si sente oppresso da ciò quello che quel simbolo ha significato per loro. Ma al di là di questo, la storia delle statue di Colombo è molto diversa. Innanzitutto, il significato di Colombo per la storia degli Stati Uniti. Colombo è un personaggio che entra nella storia degli Stati Uniti, diciamo dopo la nascita degli Stati Uniti. Perché? Perché avevano bisogno, i costruttori per la building of the nation, cioè il famoso discorso di costruzione di una nazione, di un personaggio, di un qualcuno che non fosse di origine anglosassone. Quindi trovano, ora è un discorso molto bello, molto complicato, ma si trova in questo navigatore genovese qualcuno che poteva unificare, cioè gli Stati Uniti, e staccarsi dalla Gran Bretagna in qualche modo. Viene trovato questo Cristoforo Colombo, che non era per niente conosciuto negli Stati Uniti in quel periodo, alla fine del Settecento. Sì, c'era stato qualche scritto in inglese, ma molto poco, si sapeva molto poco di Colombo nel mondo anglosassone. Quindi, essendo un po' una specie di carta bianca, ci si poteva scrivere tutto quello che si voleva. Non solo, quindi cominciano a inventare questo eroe Colombo che rappresenta un po' un distacco dall'Europa, che l'Europa non l'aveva trattato bene, come appunto i coloni americani rispetto alla madrepatria. Che aveva l'impeto dell'idea di scoprire un mondo nuovo, quindi come un inventare un paese nuovo, un po' come avevano fatto gli americani. Insomma, per farvela breve, l'idea che Colombo fosse un elemento importante nella mitologia fondativa degli Stati Uniti prende vigore alla fine del Settecento. Prende vigore alla fine del Settecento, tant'è che istituzioni importanti come non so se vi siete mai chiesti come mai c'è tante città che si chiamano Columbia, Columbus, tutti derivanti da Colombo, che non arrivò mai diciamo in quella parte del continente americano, ovviamente. Mai mise piede Colombo al di là di quella della parte, diciamo, meridionale del continente sudamericano, dei Caraibi in particolare. Ecco, quindi Colombo diventa questo mito che poi Washington Irving nel 1828 scrisse una biografia di Colombo molto letteraria e molto inventata anche, e lo rende ancora più popolare. Columbia University nel 1700, mi ricordo, nel 1780, se mi sembra, perde il suo nome originario di King's College, la copia di quello inglese, e diventa Columbia University. E come diventano altre città e così via. Quindi Colombo diventa una specie di figura importante americana. Nel corso dell'inizio dell'Ottocento, tante città, anche dell'Ovest, prendono questo nome di Colombo. Poi cosa succede? Via via che arrivano le ondate migratorie, arrivano anche gli italiani. Ora, veramente è un discorso complicato, ma lo centro su Colombo. Gli italiani sono italiani meridionali che vengono in particolar modo dalla Sicilia, dalla Campania e con Colombo, sinceramente, non avevano molto a che fare. Colombo era genovese, ovviamente, ma se ne appropriano come simbolo di italianità nel 1892. Perché? Perché c'è un episodio orrendo di linciaggio di italiani siciliani a New Orleans. Vengono massacrati questi italiani. Allora, a New York, dove c'era una comunità italoamericana che risaliva indietro nel tempo, non c'erano soltanto poveri immigrati meridionali appena arrivati, ma c'era una comunità che risaliva ai tempi di Garibaldi, fuggito negli Stati Uniti dopo il fallimento dopo la fine della Repubblica Romana, e
fanno raccolgono i soldi per fare una statua a Colombo e Colombo diventa, si riappropriano così di un simbolo che era un simbolo della classe dirigente americana. Da allora Colombo per gli italoamericani è diventato il simbolo dell'italianità. Ma durante il fascismo Colombo diventa un'altra cosa. Colombo diventa appunto italiano a tutti gli effetti. Colombo era genovese, quindi l'Italia, insomma, in quel periodo era, Colombo era un navigatore genovese, ma diventa italiano a tutti gli effetti durante il periodo del fascismo. Sapete che negli Stati Uniti gli italoamericani sostennero molto il regime fascista. Le statue di Colombo, quelle che sono state anche alcune buttate giù, a Chicago in particolare, poi sono state rimosse dal sindaco di Chicago, risalivano al periodo fascista e rappresentavano anche alcune, sembravano avessero le sembianze di Mussolini, al secondo allo scultore come l'aveva fatto. Quindi ci sono una varietà di statue di Colombo. Ci sono molte altre statue di Colombo anche a Boston. Quelle più invise sono quelle, diciamo, quelle che hanno durante queste proteste della scorsa estate, che sono state buttate giù, dai nativi americani, da gruppi di nativi americani, per i quali Colombo, per alcuni almeno, simboleggia la colonizzazione del continente, delle Americhe, e quindi è colpevole di genocidio, quindi è accusato di questo Colombo. Le statue decapitate sono state... Ma ci sono altri gruppi di nativi americani o addirittura di ispanici che invece celebrano Colombo, lo vedono come un personaggio positivo da opporre alla colonizzazione anglosassone. Quindi vedete com'è complicato la geografia, diciamo, dell'identità che queste statue anche di Colombo rappresentano. Quindi il discorso di Colombo è molto diverso da quello delle statue confederate, perché è più sfaccettato, non rappresenta solo la supremazia razziale, rappresenta anche il tentativo di costruire un'identità di un'accettazione degli italoamericani, che però recentemente stanno mettendo in discussione anche la parata di Columbus Day, alcuni perlomeno, perché c'è stato molte controversie su questa figura. Alcuni hanno messo altri, perché Colombo? Perché Colombo, c'è stato il fascismo che ha imposto Colombo come eroe, diciamo, nazionale. Abbiamo tanti, perché non Verdi? Perché qui hanno citato tanti italiani famosi che potrebbero prendere il posto di Colombo. E quindi, diciamo, è un dibattito molto acceso anche nella comunità italoamericana. E c'è appunto... Alessandra, scusa, posso interromperti? Perché ci sono altre domande. Certo. Sì, insomma, ovviamente tutto molto molto interessante, ma mi dispiace che non ci prima direi di sì. Ecco, adesso di sì. No, prima di dare la parola a Patrick Urru, che si è prenotato per sottoporti un quesito, volevo salutare Alberto Chini, che vedo che è presidente dell'Associazione Culturale Padre Eusebio Chini, che abbiamo citato poco fa. Anch'io veramente. Saluti a tutti, grazie. Ecco, detto questo, Patrick, a te la parola. Ecco, grazie. Grazie innanzitutto per la presentazione, la relazione molto, molto, molto interessante e appassionata. Diciamo, apprezzato molto. Io volevo tornare su questa rimozione delle statue. Diciamo, vedendo l'ultima slide, no? Che questa statua di lì è stata rimpiazzata o sarà rimpiazzata, insomma. Sarà rimpiazzata con un'altra statua, insomma. Io sono così... di pancia molto molto contento, nel senso, posso essere molto contento di questa operazione, diciamo così, no? Ma come diceva lei, insomma, c'è un po' da stare attenti. E volevo chiederle, ma gli storici in tutto questo, nel senso, io mi sto interrogando da un po', ho letto anche un libro recente, Cattiva memoria di Marcello, di Flores d'Arcais, che è uscito da poco.
E anche a lui ho fatto questa domanda. E da una parte dico, non è forse che questa rimozione esprima proprio un'incapacità di fare i conti con la storia? Cioè, anche forse una non volontà, forse da un certo punto di vista. E poi mi chiedo, dove sono gli storici in tutto questo? Cioè, che ruolo hanno? Io mi scuso, non ho seguito, diciamo così, tutto il dibattito, ecco, della situazione americana, quindi magari è stato già detto e scritto molto, però queste due cose, ecco, da una parte un'incapacità forse di fare i conti con la storia e dall'altra mi chiedo appunto dove sono gli storici, cosa dicono, ecco, negli Stati Uniti. Grazie. Certo. Allora, sarò molto più breve adesso nella risposta. Allora, l'incapacità di fare i conti con la storia. No, io direi c'è una capacità invece di fare i conti con la storia, nel senso, perlomeno per le statue confederate, si c'entra il fatto che è il periodo in cui sono state, diciamo, erette queste statue, è il periodo della segregazione razziale, non il periodo della guerra. Quindi, gli storici americani, ora io non li sto a citare, ma ce ne sono tantissimi che stanno discutendo questa cosa, soprattutto il rapporto fra storia e memoria. In particolare cito uno, David Blight, che ha vinto il premio Pulitzer, anche o Eric Foner ed altri che hanno studiato proprio questi temi. Quindi la storia della guerra civile è una storia che si ripresenta costantemente, viene rieditata nel corso delle generazioni, proprio perché è una storia che non è finita, non c'è, diciamo, una versione, una verità unica sulla guerra civile, ci sono verità in conflitto. E questo secondo me è anche bello, perché la storia è fatta di... Ma un conto è riscrivere la storia in base a nuovi documenti, si parte sempre ovviamente le domande vengono dal presente, ogni generazione di storici pone allo stesso tema domande che vengono dal proprio presente ovviamente, no? Quindi le domande che si pongono oggi gli storici sono diverse da quelle che si ponevano negli anni 50, negli anni della guerra fredda e così via, negli anni anteriori al movimento dei diritti civili. Ecco, quindi direi che invece che c'è una grossa capacità di fare i conti con la storia, di riscriverla costantemente. Io ho una bibliografia sterminata, se qualcuno di voi è interessato ve la mando con piacere per email anche su questi temi. Gli storici, dove sono gli storici? Gli storici ci sono e come? Partecipano, ci sono dei... incredibili negli Stati Uniti o sulle riviste specializzate, ma anche online ora in questa era del Covid, tutti dibattiti, webinar come il nostro ci sono tutti i giorni, dove si discute proprio e si vede questo filo rosso tra quello che è successo il 6 di gennaio, andando indietro, vedendo le radici in questi movimenti di supremazia bianca. Per quanto riguarda le statue, addirittura l'American Historical Association ha scritto un documento ufficiale in cui, quello vi dicevo verso la fine della mia presentazione, che proprio per mettere a riparo figure come George Washington o Thomas Jefferson, è che quelle sono figure di fondatori degli Stati Uniti, fondatori, quindi anche se sono stati schiavisti, certo erano schiavisti, la schiavitù era dentro la Costituzione americana. Mai nominata, ma c'era con la clausola dei tre quinti, quindi voglio dire, c'era dentro la Costituzione americana. Loro erano schiavisti, anche se poi alla fine non hanno liberato i loro schiavi, come avevano detto, però erano i fondatori di questo paese. I confederati no, erano i distruttori dell'Unione, quindi diciamo l'American Historical Association ha messo dei paletti ben precisi su queste cose, poi altri l'hanno contestati. Altri storici non hanno testato questi paletti, ma questo è bello, fa parte della ricchezza del dibattito su queste questioni, che è un dibattito molto appassionato anche, di presenza, diciamo, civile, soprattutto da parte dei public historians. La storia pubblica negli Stati Uniti, la public history, ha un rapporto fra storia e memoria, è vivacissimo. Io ho imparato molto, stando là tanti anni, facendo un dottorato alla Columbia, quindi...
ho questa percezione della vivacità del dibattito su questi temi. Quindi gli storici ci sono e come. Se li interessano, io gli mando un nome. Ora non sto, perché ci sarebbe una lista enorme da fare. Per ora cito questi due, ma ce ne sono altri 10, anche donne soprattutto. Quindi ci sono gli storici e come nel dibattito, un dibattito molto ricco. Grazie per la domanda. Grazie, si è prenotata anche Francesca Cao. Sì, buonasera. Innanzitutto grazie mille per questo intervento che è stato davvero molto interessante. Ho avuto modo anche di leggere il suo saggio. È stato veramente ricco di spunti di riflessione. Per quanto riguarda il nostro ciclo di seminari, diciamo, l'ho trovato istruttivo soprattutto perché ha permesso di mettere un paletto, una distinzione netta tra la distruzione, quindi anche il vandalismo nei confronti della statua, e dall'altra parte invece la rimozione della statua, che sono due processi totalmente diversi. Il primo, che molto spesso, come ha dimostrato anche lei in uno degli esempi portati, nasce dall'ignoranza nei confronti del fatto storico, che molto spesso è alla base della in posizione di quella statua, invece il secondo è un processo in qualche modo consapevole. In realtà la mia domanda è stata in parte anticipata dal collega, cioè anche io mi ero chiesta, avevo avuto modo di leggere lo statement appunto dell'American Historical Association, avevo notato che già nel 2017 questa si era espressa a favore della rimozione delle statue, ma allo stesso tempo della loro preservazione come fonti storiche. Mi chiedevo però appunto se ci fossero state anche delle voci fuori dal coro, cioè degli storici o degli intellettuali che si fossero opposti a questa rimozione e eventualmente con quali motivazioni. Allo stesso tempo mi chiedevo anche se ci fossero stati invece dei tentativi appunto di distruzione di queste statue. In parte lei l'ha già anticipato appunto quest'oggi, ma mi chiedevo se siano stati dei tentativi numerosi o comunque in questo caso minoritari. Allora, certamente è molto importante distinguere bene il vandalismo, che può essere appunto durante una manifestazione che si imbratta la statua, però che ha un significato ovviamente, che cosa si vuole, che messaggio si vuole dare, e la rimozione invece, che è un'azione fatta a livello istituzionale per, diciamo, togliere dallo spazio pubblico, e quindi, diciamo, è una ridefinizione istituzionale dello spazio pubblico. Mi viene in mente la statua di Theodore Roosevelt, non so se qualcuno di voi è stato a New York, il gruppo di Roosevelt a cavallo, Theodore Roosevelt a cavallo, affiancato da un nero, da un africano vestito in maniera africana e da un nativo americano vestito con le penne, eccetera, eccetera. Questa è una statua che fu inaugurata nel 1940, ma fu commissionata negli anni 20, ed è una statua che è stata contestata, imbrattata tante volte. Alla fine anche il sindaco De Blasio ha deciso di accettare la proposta del museo di rimuoverla. Cioè, rimuoverla non vuol dire buttarla via, ma metterla dentro e creare un contesto dove si spiega chi era Roosevelt, cosa voleva dire, quali erano le teorie razziali di allora, che sono diverse. Cioè, il punto è che non si può giudicare una statua in base a quello che sono le percezioni di oggi dei rapporti razziali, ovviamente, no? Quindi bisogna anche capire il contesto in cui quella statua è stata, per questo dico che sono così importanti le statue confederate, le United Daughters of Confederacy, perché tutto quello che dicono ci fa capire cosa significa. E chi oggi dice viva le statue confederate, dice viva la supremazia bianca, perché questo rappresentano. Quindi la divisione fra gli storici, sono voci, certo che ci sono. Ci sono storici che dicono, ma queste rappresentano la storia, non si possono rimuovere, non solo non si possono vandalizzare, non si possono buttare giù, ma non si possono nemmeno rimuovere perché sono una parte della nostra storia. Non è storia, sono memoria. Altre statue invece sono proprio, rappresentano la storia. Quindi il discorso è molto più variegato. E certo gli storici interpretano a secondo anche del loro punto di vista, della loro percezione, del loro il rapporto fra spazio pubblico, cosa ci deve essere nello spazio pubblico, eh? Cosa ci mettiamo nello spazio pubblico?
Qual è lo spazio pubblico del futuro? Chi è che rappresenta? C'è questo discorso della rappresentatività di una statua. Cosa rappresenta? Ecco, e questa è la domanda fondamentale su cui va bene così anche che non ci sia una visione univoca, ma sono anche visioni in conflitto tra di loro. Quindi c'è chi dice che lo spazio pubblico deve essere un qualcosa aperto, c'è chi dice bene, no, manteniamo le statue confederate, mettiamoci insieme le statue anche dei leader afroamericani insieme, o addirittura Mount Rushmore, qualcuno dice voleva metterci una, qualcuno ha fatto la proposta di metterci, non mi ricordo il nome, di un famoso giocatore di basket afroamericano, insomma, ma appunto le proposte ci sono, ma il problema è quello che cosa intendiamo per rappresentatività. Cosa ci dicono queste statue? Queste statue parlano, ma parlano la lingua del momento in cui sono state inaugurate. Eh? E la venerazione di oggi per certe statue e non per altre parla la lingua dell'oggi. Quindi è un terreno aperto. Quindi anche qui posso dare una bibliografia a chi è a favore, chi è contro, chi vuole allargare, chi vuole includere, chi vuole escludere, chi dice di buttarle giù, di metterle tutte in un museo confederato, altri, i nativi americani sono quelli più radicali in questo. Quindi anche lì è da capire la loro storia. Insomma, diciamo, sono straordinarie queste statue perché ci raccontano tante, tante storie, ecco, e sta a noi la capacità di interpretarle. Io le rispondo così, sentiamo anche altre domande. Grazie. Sì, Flavia Di Pasqua. Buonasera, intanto la ringrazio veramente per questo intervento che è stato veramente interessante e che mi ha suscitato una riflessione che avevo, che mi era venuta in mente. Anche se adesso sembra che c'entri poco con l'argomento, ma credo che quando si tratta di minoranze più o meno rientriamo nello stesso discorso. Settembre scorso c'era stato a Palazzo Grassi, Punta della Dogana, un'occasione, diciamo, di rimozione di opere simili a questa, perché era accaduto che questo autore, questo pittore Saul Fletcher uccidesse la moglie e poi si suicidasse successivamente. Palazzo Grassi decise di rimuovere l'opera dalla galleria e cancellarla anche dal catalogo. E io in quel caso mi sentii un po' in disaccordo, diciamo, con questa decisione, non sul principio, perché effettivamente era motivato sul fatto che appunto bisognasse tutelare quindi la memoria delle donne vittime di violenza, che quindi chiaramente mi può trovare solamente concorde. Però mi chiedo se la rimozione, e quindi estendendola a quella delle statue chiaramente in questo caso, sia poi davvero educativa. Nel senso, forse non sarebbe stato più educativo, prendendo l'esempio di quella mostra, lasciare magari un pannello bianco al posto dell'opera in cui di questo autore, quindi non dando la visibilità che naturalmente avrebbe avuto se chiunque si fosse recato nella galleria a osservare le opere, e lasciando scritto che appunto quest'opera era stata rimossa per queste ragioni, e dando conto anche nel catalogo, lasciando quindi la memoria di che cosa è successo. E quindi rimane anche questo messaggio, diciamo, educativo, non soltanto di rimozione, che tante volte questa parola ha comunque una connotazione negativa. Quando rimuoviamo qualcosa, insomma, in questo caso a volte si festeggia per la rimozione di un simbolo negativo, però anche la rimozione presa in senso lato non è necessariamente positiva, ecco. E forse anche per la questione delle statue mi è venuto in mente, e effettivamente lei poi l'ha accennata adesso, non sarebbe stato forse più educativo se proprio la storia, se vuole anche, si volesse che la storia insegnasse qualcosa, no? Se volesse essere magistra davvero, forse potrebbe essere più educativo se non davvero rimuoverla, comunque lasciarla e spiegare come mai è lì e come mai, per esempio, potremmo mettere Barbara Jones vicino a Robert Lee, lasciando forse un messaggio, perché poniamo tra 20 anni i ragazzini
delle scuole andranno in visita alla rotonda e non sapranno che prima c'era Robert Lino, vedranno Barbara Jones e diranno benissimo, è un... Quindi si rimuove effettivamente anche la storia di che cosa è successo e di come mai si è arrivato lì. Ecco, non so se sono stata chiara. Molto chiara, e la sua domanda è molto giusta. Perché c'è stato tutto questo dibattito, forse l'avete sentito, su questo cancel culture, cancellazione della cultura, no? Allora, un dibattito anche qui, non apro nemmeno uno spiraglio perché è immenso. Ma questo elemento, parto dall'ultima osservazione, cioè il fatto che a 20 anni i ragazzini vanno lì in visita scolastica alla National Statuary Hall e ci trovano la Barbara Jones e nessuno sa... No, allora, lì è organizzato lo storico del Capitol, c'è tutta una storiografia, c'è tutta una storia di quelle statue, quindi quando vengono rimosse... Viene anche spiegato perché sono state rimosse dallo Stato e la motivazione per cui quello Stato l'ha rimosse. Quindi in un certo senso la rimozione delle statue, rimozione nel senso proprio fisico, no, di prenderne una e sostituirla con un'altra, rappresenta anche una discussione, un dibattito pubblico in quello Stato che decide che, per esempio nel caso della Virginia, dato che è diventata fra l'altro uno Stato democratico adesso, quindi non c'è tutta una... non è la Virginia di 50 anni fa, il generale lì non rappresenta più la Virginia, che è più rappresentata da un riferimento al movimento dei diritti civili. Allora, a lei, fra 50 anni magari c'è di nuovo si torna a una destra, speriamo di no, ma insomma si torna a una destra estrema, che ne so, cioè, allora si mette uno del Ku Klux Klan. Può darsi, però ci sarà scritto sempre che nel 2021 c'è stata la statua di Barbara Jones. Capito? Cioè, voglio dire, rappresenta quello che in un determinato momento è significativo per quella realtà, per quello Stato. Cioè, che cos'è, chi si sente, cosa c'è, la maggioranza, diciamo, dell'assemblea dello Stato della Virginia si è riconosciuto in una figura, una donna in particolare, del movimento dei diritti civili. Anche perché c'era stata tutta questa lotta contro le statue confederate, quindi diciamo ne hanno preso atto. Ma non solo loro, ma anche altri stati, la Florida sta cambiando, tanti stati del sud stanno, un po' questo, la Georgia, anche ancora ci vorrà, ma insomma stanno cambiando tanti. Fra poco la National Statuary Hall sarà un'altra cosa, il nostro padre Chino sarà in una migliore compagnia probabilmente, di personaggi che chissà se poi cambieranno ora che l'Arizona è diventata democratica, anche l'Arizona insieme a Padre Chino invece di Barry Goldwater, che è l'altro rappresentante dell'Arizona, insieme a Padre Chino ci sarà un altro personaggio magari democratico, non credo perché è stato messo da poco Barry Goldwater, poi è amatissimo in Arizona, quindi ci resterà, però per dire, no, è possibile anche, e questa diciamo una storia dinamica dei vari stati che attraverso queste statue si raccontano, ecco, quindi la risposta è questa. Poi per quel caso che diceva, quello sì, certo, io sono d'accordo, racconterei cosa è successo, perché cosa è successo fa parte della storia di quel momento e poi che sarà raccontata anche in anni successivi. Quindi è importante che è successo. Scusi, non la volevo interrompere, però dico, è un po' il problema di quando, non lo so, si trova in un parco, allora questa statua viene rimossa, in conto appunto al Campidoglio che c'è questo storico, no? Però se in un parco la rimuoviamo e poi ci crescerà l'erba... Certo. È una domanda aperta questa. Molti dicono che ci deve essere rimossa, ma ci deve essere sotto una storia che racconta che cosa c'era prima. Esatto, che lasci una traccia. È una funzione didattica, diciamo, no? Che racconta la storia di quello spazio che prima era occupato da una statua e adesso è occupato da un'altra. E la ragione per cui... si è preferito, diciamo, mettere quest'altra statua. È una storia raccontata attraverso le statue, ecco, mettiamola così. Ok, dunque, prima allora ha chiesto la parola il professor Kurz e poi il professor D'Ottavio,
ma volevo leggere due messaggi destinati in particolare ad Alessandra Lorini. Complimenti ad Alessandra da Silvia Vernaccini, mi spiace ma devo lasciare. E poi si aggiunge Marcello Bonazza, mi disconnetto a causa altra riunione, un saluto cara ad Alessandra Lorini, grazie per la bella occasione di riflessione. Ancora Alessio, devo lasciarvi, ringrazio molto gli organizzatori, un grazie speciale ad Alessandra, bravissima come sempre. Ora purtroppo devo congedarmi anch'io tra qualche minuto per una lezione che mi aspetta e poi appunto si dovrà lasciare la parola prima al professor Curzio e poi a Gabriele D'Ottavio se non ci sono altri interventi da parte dei dottorandi. Per parte mia aggiungo solo due parole, vi ricordo che questo seminario fa parte di un ciclo di seminari di metodologia della ricerca storica e oggi ci è stato ripetutamente, iteratamente ricordato che anche le statue sono fonti e che vanno ricchissime, fonti ricchissime, specchio di una società e che vanno trattate con consapevolezza metodologica. Ok, adesso io mi taccio, non so se ci siano altri dottorandi che vogliono porre quesiti, altrimenti lasciamo che il professor Kurzel faccia la sua domanda. Posso, scusami Serena, prima di andartene, mi lasci il co-hosting? A questo dovrebbe pensare la nostra collaboratrice, certo. Ilaria? Sì, lo faccio subito. Ok, grazie. Perché cercherò di prendere il testimone da Serena, visto che sì. La lezione incombe. Ma posso? Prego, scusami. No, volevo beh, a parte ringraziare per questo intervento veramente interessante. Io ho tre domande puntuali rispetto alle quali Alessandra Lorini decida quale rispondere, nel senso che magari ci porterebbero fuori, e una riflessione. Le domande puntuali sono queste. Se in questo percorso storico che ci ha narrato le guerre mondiali cambiano qualcosa, perché non le ho sentite citare, se si tratta di discontinuità oppure no in questi ragionamenti. Seconda cosa, Via col vento, ha citato Nascita di una nazione, ma è chiaro che almeno nel nostro immaginario di europei il film sudista è Via col vento e quindi volevo capire come si collocava, quanto coscientemente una certa raffigurazione del sud sia stata costruita in quel caso. E poi, se, ma anche qui appunto, scelga lei a cosa rispondere, ero curioso il discorso sui monumenti e caduti della guerra di secessione, perché io ne conosco uno solo che è falso, è quello che è raffigurato nel Buono, il Brutto e il Cattivo, il film di Sergio Leone, chiaramente che appunto non è mai esistito, ma se appunto questi monumenti, se si poteva dire qualcosa sulla caratterizzazione. L'osservazione che faccio è relativa a una cosa che ha detto in chiusura sulle purghe. Io non credo che si possa parlare di purghe parlando di monumenti. Questo secondo me è un problema di iconoclastia. Cioè, queste statue parlano, queste statue sono i nostri numi tutelari, queste statue rappresentano i nostri patroni, le nostre... sono raffigurazioni che hanno a che fare con il divino, anche in chiave secolarizzata, se vogliamo, ma... E a me è venuto in mente il sinodo di Ieria del 754, quello che segna l'apice della lotta iconoclasta, che non solo vieta di fare raffigurazioni divine, ma vieta di fare anche raffigurazioni dei santi, perché sono delle indebite anticipazioni della realtà futura. Allora, nel momento in cui noi ci preoccupiamo di buttare giù una statua, perché in fondo anche lui ha fatto cose cattive, tanto per essere chiari, allora è come se noi volessimo negare il diritto di negare la necessità o l'opportunità di rappresentare un'idealità che non c'è, di rappresentare un'umanità che è sempre peccatrice in qualcosa. Magari fa 50 anni anche l'attivista per i diritti civili che oggi mettiamo nella Campidoglio potrà venire, buttata giù perché si è scoperto che picchiava il suo cane. Dico una cosa così. Ecco, è come se volessimo comunque delle raffigurazioni che hanno una idealità talmente forte da non poter essere messe in discussione. E ogni volta che scopriamo che invece non c'è questa idealità,
li buttiamo giù. Ecco, mi chiedevo se questo non fosse una chiave interpretativa. Sì. Ma grazie mille, un sacco di stimoli da queste domande. Allora, riguardo alle guerre mondiali, non direi, perché il dibattito sulle statue, questo, diciamo, nei termini che ho raccontato, è piuttosto recente. Riguardo alla costruzione delle statue confederate, durante le guerre mondiali, diciamo, non se ne parla, però non ho fatto ricerca su queste cose, quindi la lascerei aperta. Via col vento, invece, sì, qui mi sento di rispondere, sicuramente. Nasce da una nazione, Via col vento, però ecco, io li paragono, infatti, nella mia ricerca, proprio perché Via col vento è colossale a questa, come era del resto, Nasce da una nazione, ma ci sono attori veri, neri, in carne ed ossa, perché è un salto di qualità rispetto a 1915. E la caratterista è quella che ha prese l'Oscar per attore non protagonista, insomma, che faceva il ruolo di Mami, anche lì gli fu dato l'Oscar proprio perché era un periodo di segregazione razziale. Lei non potette nemmeno andare a ritirarlo, perché nell'albergo dove si svolgeva la cerimonia degli Oscar i neri non erano ammessi, quindi questo. Dall'altro lato, lei è una che da allora in poi ha sempre recitato ruoli, diciamo, tradizionali di nera. Ha detto, la sua battuta era questa: io preferisco prendere 700 dollari la settimana facendo film che non fare la cameriera vera nera a 7 dollari la settimana, quando gli fu rimproverato di non essere vicina al movimento dei diritti civili. Ecco, perché lei era molto individualista da questo punto di vista, insomma. Via col vento, una storia sicuramente importantissima, tratto dal romanzo della Mitchell, ed è una storia L'abbiamo persa? L'abbiamo persa. Sì. Credo che sia coinciso con l'uscita di Serena. Sì. Qualcuno ha il suo contatto? Perché dovrebbe averlo, certo. La nostra assistente. Provo a contattarla, sì. Ma un cellulare, sì, provi a chiamarla. Grazie. Giuseppe, intanto, cosa ne pensi dei miei slanci verso l'iconoclastia? Io? Adesso, mi sembra... Da alto medievista, voglio dire. Sì, direi di sì. Insomma, naturalmente siamo di fronte a contesti totalmente diversi, però certi elementi in comune li possiamo trovare. Problema, sì, del diritto alla rappresentazione è un problema anche altrettanto interessante come quello dell'abbattimento delle statue, cioè si può rappresentare chi può essere rappresentato, è legittimo rappresentare determinati personaggi. Ecco, quindi sì, mi sembra un bel argomento su cui discutere. No, scusa se ti ho chiamato in causa, l'alternativa era raccontare una barzelletta oppure stare tutti in silenzio, quindi era per cercare di... riempire la fase di attesa. Ma adesso vediamo. Mi spiace, io non ho il contatto della professoressa Lorini, mi è stato chiesto dalla nostra assistente, ma io non l'ho perché temevo di non riuscire nemmeno ad arrivare per il... No. Il contatto l'ha solo Serena. Prima di iniziare ci aveva detto che aveva dei problemi di connessione, avevamo anche trovato delle forme di recupero veloce, quindi penso che dovrebbe seguirle, però se non riappare vuol dire che probabilmente ha un problema più grosso. Dovremmo provare eventualmente a recuperare Serena, l'unica... Serena è a lezione. La lezione si è appena iniziato e quindi forse riusciamo... Non so se oltretutto la fa dall'aula o dallo studio. Adesso vedo che sta riconnettendosi. Ah, bene. Allora mi muto...
Ecco, scusatemi, è andata via la connessione. Volevo rispondere a Kurzel. È andato via? Ci sono. Ah, ecco. Scusa, ma è andato via tutto. Allora, non mi ricordo fino a dove sono arrivata, ma dove sei... Stavamo parlando di Via col Vento, stavamo parlando dell'attrice che faceva Mamie e... Esatto. Ecco, il fatto che il Ku Klux Klan sia... il fantasma però è presente, incombente, Leslie, vanno tutti alle riunioni del Ku Klux Klan, però come sono rappresentate nel film va a una riunione, sembra una riunione d'affari, no? Invece no, vanno proprio a fare il lavoro sporco, ecco, quindi è edulcorato Via col Vento, però c'è, diciamo, è un film straordinario, tutto il dibattito che c'è stato quest'estate, per esempio, e di averlo tolto da Netflix a seguito di quella, insomma, anche lì c'è stato una molto interessante il dibattito, perché la polarizzazione su questo elemento di dire è un po' come un monumento, no? Si rimette nella rete di Netflix soltanto con una presentazione da parte di storici, una storica afroamericana molto brava, che lo inquadra storicamente, dice quello che era nel 39 quando è uscito la questione razziale, infatti lo stesso anno che esce anche Ombre Rosse, non ce lo dimentichiamo, che anche lì dà un'immagine dell'America razziale, in quella diligenza sono tutti gruppi multiculturali degli Stati Uniti di allora, i bianchi ovviamente sono i supremi, diciamo, quelli che dirigono. Insomma, questo elemento, Via col Vento, senza dubbio, i due film, Nasce una Nazione e Via col Vento, sono i due pilastri del racconto della guerra civile, e poi gli altri sono tutti, diciamo, io ho citato anche Glory, per esempio, che è uno dei pochi che parla dei soldati di colore, che è un bellissimo, anche questo è un elemento molto importante, romanzato anche lì, ma insomma è molto importante. Allora, l'altra cosa, la caratterizzazione dei monumenti, non purghe ma iconoclastia. Certo, io parlavo di purghe, stavo pensando soprattutto a questo elemento di questo aspetto della purificazione, no? La purga come questo elemento di personaggi così che non possono essere attaccabili da nessun punto di vista, quasi la perfezione umana. Non esistono, per fortuna dico non esistono, no? Per cui l'imperfezione anche dei santi è fondamentale, cioè nessuno è perfetto, l'umanità è proprio questa, no? Dopodiché chiaramente la statua rappresenta quell'elemento particolare di Lincoln, il proclama di emancipazione. Però, per esempio, anche la statua di Lincoln, quella di Washington è stata attaccata, perché lì c'è Lincoln, ora non c'ho l'immagine, ma ora qui non ce l'ho portata di mano, se non mi va via il collegamento, e c'è Lincoln che mette la mano sulla testa a un nero che sta in ginocchio. C'è sempre il discorso, il bianco, il capo bianco che sta con la in posizione di superiorità, con il nero che lo ringrazia a mani giunte. Ecco, anche lì è stata contestata questa postura, no? di subordinazione, qualcosa, una concessione. I bianchi concedono alle minoranze l'eguaglianza. Ecco, questa è la cosa, non è proprio perché è una concessione, quindi non è una conquista. Quindi l'iconoclastia, anche qui sarebbe da discutere parecchio, insomma. Io l'iconoclastia la vedo più nei momenti in cui c'è, per esempio, la fine dei regimi dell'Europa dell'Est, sovietici, dove appunto si levano le statue di Stalin, si levano le statue di Lenin, oppure come hanno fatto a Berlino, invece l'hanno messa, Marx e altri l'hanno messa in quella Berlino Est, l'hanno messa in un giardino, in un parco. Quindi ognuno ha il suo modo, diciamo così, di rapportarsi a un passato che si vuole, c'è chi lo vuole cancellare e chi c'è invece chi lo vuole raccontare. Ecco, il conflitto è sempre questo, tra chi vuole cancellare qualcosa come di non narrabile e chi invece vuole narrare. Poi le narrazioni sono diverse, ma questo è il bello della... cioè è sempre un conflitto sulla memoria, no? Quindi le statue parlano e come, certo sono d'accordo che le statue parlano e come. E
secondo me buttarle giù, per il gesto di buttarle giù è immortalato, anche questo è qualcosa di storico, no? Di buttare giù qualcosa, però resta lì e dopo in quello spazio che si fa? Ti lascia il peristallo vuoto? Ecco, forse sì, c'è chi dice di sì, chi dice di no, chi dice di metterci una bella lapide, chi dice di metterci un'altra statua e così si va avanti in questo dibattito. Parlate anche troppo, veramente. Ci sono altre domande? Non so. Io volevo in realtà anch'io unirmi ai ringraziamenti per la relazione che ci ha restituito, un osservatorio secondo me molto istruttivo per capire quella che è la identity politics degli ultimi anni e che ha prodotto una polarizzazione della società americana come mai forse in passato, però le cui origini, giustamente venivano ricordate, sono da ricondurre a quello che è il vero evento fondativo e traumatico della storia americana, che è la guerra civile americana. In realtà la mia domanda è stata, si sovrappone in parte con una delle tre poste da Emanuele Kurzer, che era un po' forse condizionata da una visione eurocentrica, ma cerco di articolarla meglio, che è quella del ruolo delle altre guerre, che non solo le guerre mondiali, ma per esempio anche la guerra con la Spagna della fine Ottocento, o la guerra anche del Vietnam. Ecco, la mia domanda era se a questi altri eventi fondativi e forse meno traumatici dalla sua ricostruzione rispetto alla guerra civile, avevano questi eventi, questi momenti avevano corrisposto a delle altre fasi di produzione simbolico-monumentale. In che modo queste fasi eventualmente si intersecavano? Però mi sembra di capire che questo era un tema ancora da esplorare. Comunque, Allora, velocemente, per quanto riguarda la guerra del 1898, che io ho studiato approfonditamente avendo scritto quel libro su Cuba, è una guerra che produce dei monumenti a livello diciamo, di quadri, di rappresentazioni pittoriche. Roosevelt emerge come l'eroe di quella guerra. Remington lo rappresenta nella carica di San Juan Hill, fa quel quadro e lo fa nel New Jersey, non lo fa chiaramente, è una rappresentazione fake, no? Come diremmo oggi. Lo fa. La guerra ispanoamericana non è stata molto considerata, devo dire, nei libri di testo fino al centenario del 1898 era trattata in due pagine. Quindi non è una guerra, perché è stata sempre considerata la splendida piccola guerra, grazie alla quale gli Stati Uniti sono stati così bravi che nel giro di poco più di 4 settimane hanno preso Cuba, le Filippine, Porto Rico, tutto quanto, perché appunto erano il paese che portava la democrazia, che liberava un popolo oppresso da questo impero coloniale spagnolo ormai in declino. Però al di là di questo non c'è stata una rappresentazione, diciamo, statuaria. Ci sono delle statue che riguardano, ma è più un discorso di personaggi che, in particolare, Theodore Roosevelt, che è emerso proprio come l'eroe di quella guerra. La guerra del Vietnam, vabbè, c'è il muro, quello di Washington, quel muro è un monumento ai caduti del Vietnam, ci sono altre memoriali del Vietnam, però è diverso, insomma. Quello che è successo in questo periodo riguarda delle statue soprattutto che riguardano appunto il colonialismo e la questione razziale. Insomma, sono queste due statue che vengono individuate come rappresentative di questi conflitti irrisolti. Le altre guerre ci sono, monumenti, ma non che io sappia, cioè qualcuno sarà, è difficile anche tenere, ci vorrebbe un registro molto, molto di tutte le statue che vengono vandalizzate, attaccate, chi lo tiene il registro di tutte queste cose? Però in particolare sono queste, insomma, i due filoni che hanno caratterizzato poi il movimento di quest'estate, insomma. Importante, transnazionale, è andato nella Gran Bretagna, in Francia, insomma, si è messo insieme nel Belgio, Re Leopoldo, insomma, è stato questo collegamento, no, fra colonialismo e questione razziale, la schiavitù, il commercio atlantico degli schiavi, insomma,
tutte queste tematiche sono state un po' messe insieme e le statue che si individuavano come rappresentative di queste sono state oggetto di discussione oppure oggetto di iconoclastia o oggetto di rimozione. Quindi la direi così. Grazie. Sì, c'è qualcuna? Non lo so. Ci sono altre domande? Abbiamo sforato di ben 15 minuti. Ma non è un problema. Non è un problema. È già capitato con appuntamenti precedenti particolarmente interessanti, è impossibile arginare le curiosità che suscitano. Se non c'è nessun altro... Vorrei, scusa, fare una domanda, ma non sono sicura che sia il tempo di rispondere, o, insomma, se rientra nel suo ambito. Visto che appunto, come ha detto, uno dei problemi più grandi non è magari quello del dibattito delle statue, diciamo a livello della quotidianità e anche dell'importanza culturale della storia, quanto magari curriculum scolastici, cosa viene insegnato nelle scuole, cosa viene divulgato quindi su diverse storie, quindi per esempio se sapessero tutti qual è precisamente la storia di Colombo, ma anche la comunità americana italiana capisse la profondità, diciamo, della sofferenza nativa americana, ci si potrebbe andare incontro se queste due comunità riuscissero a comprendersi a vicenda. Quindi il fatto è che è la prima volta, penso, forse, che ci sia uno stato come l'America così diviso, nel senso con una pluralità talmente grande che è in una fase in cui può decidere come scrivere la propria storia, perché la storia sostanzialmente è una storia dei vincitori, delle elite, per la gran parte del tempo è stata scritta da chi aveva il potere politico. Invece una democrazia così diversificata, appunto, alla fine il motto dell'America è pluribus unum, quindi come si arriva all'unum dalla pluralità di punti di vista, quindi come si fa a risaltare sia la sofferenza e le ingiustizie di tante categorie che appunto hanno subito la cancel culture in maniera istituzionale. Quindi sto pensando per esempio a veri e propri massacri afroamericani che non venivano raccontati, le persone non sapevano di massacri avvenuti nella propria città perché non erano come il massacro di Tulsa o di Rosewood, non venivano raccontati proprio. Quindi quelli sono esempi di cancellazione che però non vengono in mente. La statua è una cosa che tutti vediamo e può farci un impatto, però è difficile comprendere l'ignoranza, la profondità dell'ignoranza che non sappiamo di avere. Quindi come si riesce a creare un curriculum che tenga conto di queste cose quando poi questi studi vengono anche politicizzati? Quindi gli studi di afroamericani, gli studi americano-asiatici sono studi che vengono visti come politici di sinistra. Quindi è un dibattito appunto che è molto interessante, ma insomma non mi sembra risolvibile senza risolvere il conflitto politico, diciamo. Certo. Questo è sono delle domande che richiederebbero altre due ore di seminario per rispondere brevissimamente. La questione dei curriculum scolastici fu sollevata nel 1992, forse qualcuno di voi se lo ricorderà, dopo il caso di Rodney King, dove la polizia, ci fu un video, all'epoca non c'erano ancora i telefonini, perlomeno non usati come li usiamo oggi, ci fu un video fatto circolare appunto dei poliziotti che picchiavano Rodney King. Dopodiché, Rodney King non morì dall'ospedale, basta, ma i poliziotti furono tutti quanti assolti nel processo. Un anno dopo ci furono le rivolte di Los Angeles, rivolte misero a ferro a fuoco la città per 3 giorni. Dopodiché cominciò tutto il dibattito, lei ha citato il pluribus unum, ed è il dibattito che lo storico allora Arthur Schlesinger Jr. scrisse un librettino, The Disuniting of America, è stato tradotto anche in italiano, La disunione degli Stati Uniti,
dove diceva appunto che il paese stava andando a pezzi, che cos'era l'identità americana, che cosa significava essere americani. Soprattutto si metteva in risalto da molti dibattito di allora che bisognava riscrivere i curriculum scolastici, dove appunto la storia americana iniziava con i padri fondatori, i padri pellegrini che arrivavano sul Mayflower, eccetera, e per gli afroamericani, per gli asiatici, per tutti quelli che erano arrivati nelle ultime generazioni, questa era una storia che per loro non aveva significato. Come riscrivere i curriculum scolastici per renderli inclusivi dal punto di vista dell'identità etnica all'interno dell'identità americana? Domanda irrisolta. Ci furono fatti vari tentativi, tutti quanti molto criticati, parziali, commissioni su sottocommissioni nei vari stati. Lo stato di New York fu all'avanguardia ovviamente in questo, ma la questione è, diciamo, dei passi avanti si sono fatti, più rendere più inclusivo la storia americana. Per gli afroamericani è stato fatto in gran parte, per gli altri gruppi ancora no. Infatti gli ispanici stanno, poi anche gli ispanici sono molto divisi tra di loro perché vengono da varie realtà, quindi è una storia complicatissima scrivere una storia dal punto di vista della multiculturale e policentrica, diciamo. Quindi è un problema, anche questo è un work in progress, e ci sono della, le sta facendo anche ora. E la storia la scrivono i vincitori. Beh, questo è vero, ma nel caso della storia della guerra civile, come dicevo prima, l'hanno scritta invece non i vincitori, ma la storia della Lost Cause è la storia scritta dai perdenti, che è diventata memoria pubblica vincente. Quindi le cose, sì, è vero, la storia la scrivono i vincitori, ma i perdenti in questo caso sono diventati cultura egemone, perlomeno fino agli anni 60, fino al movimento dei diritti civili. Quindi, diciamo, è molto difficile, però una società multiculturale lancia delle... il conflitto è talmente complicato, poliedrico, che la riscrittura costante della storia è uno degli elementi fondamentali. Che cosa impara? Per esempio, ora non si parla più della conquista dell'America, ma l'incontro tra culture diverse. Non si parla più della scoperta, già dall'ultimo centenario del viaggio colombiano, non si parla più della scoperta dell'America, ovviamente, si parla invece dell'incontro fra gli europei e quindi anche il linguaggio cambia, ovviamente. Ecco, io su questo, Tulsa, certo, tante storie sono scomparse, cancellate, e qui sta agli storici ritirarle fuori e rifarle. Questo dipende dalla sensibilità del presente. Tulsa è ritornato in auge quest'estate grazie al movimento Black Lives Matter. Quindi direi che dipende dal presente, dalla conflittualità del presente. Bene, altri se non vogliamo abusare della pazienza della nostra ospite. Ma allora, prima di lasciare magari due parole di conclusione a Giuseppe Albertoni, che è il coordinatore del dottorato, oltre a ringraziare anch'io la professoressa Lorini e a scusarmi nuovamente per non averla seguita fin dall'inizio, mi permetto, se ha voglia di rispondermi, una domanda brevissima, puntuale, anche la mia. C'è una differenza di approccio nei confronti delle diverse identità che vengono rivendicate? Mi spiego meglio. La ferita aperta della guerra civile è chiarissima, quello che ne è seguito nei confronti della comunità afroamericana è ovviamente dovuto al fatto che si tratta di discendenti di gruppi di migliaia, se non centinaia di migliaia di persone che sono state strappate a forza dalle loro zone d'origine e portate negli Stati Uniti, così come senz'altro le rivendicazioni dei nativi che possono legittimamente accusare i colonizzatori di genocidio. Ma io mi chiedo se non viene fatta una distinzione per quello che riguarda tutte le comunità che invece sono sorte da un'immigrazione spontanea, sia quella italiana che lei ha ricordato, ma ancora prima quella irlandese, poi nel corso del Novecento quella asiatica, ultimamente quella latina.
Quindi mi chiedo, c'è una differenza, c'è la consapevolezza di una distinzione fra le rivendicazioni che vengono portate avanti o con questa che, se mi permette, mi sembra una generale banalizzazione a livello di opinione pubblica, come sempre una semplificazione, che è poi il rischio che tutti noi storici di professione ci troviamo a dover affrontare e combattere quando si parla dei periodi storici di cui ci occupiamo e di cui ci riteniamo a torto a ragione specialisti. Non è una banalizzazione in nome appunto di una volontà di rappresentazione che non ha poi rischia di non avere nessuna contiguità con la realtà storica? Ma anche questa è una bella domanda. Tutti i gruppi rivendicano la loro distinzione, ma diciamo che ci sono gli ethnic studies che raccontano la storia dell'emigrazione di quel determinato gruppo negli Stati Uniti e l'interazione con gli altri gruppi. Quindi il mosaico della composizione della società americana è talmente complesso che c'è un po' spazio per tutti e le storie sono molteplici. C'è una narrazione unica e c'è chi ha tentato di farla, per esempio. Mi viene in mente il libro di Eric Foner, La storia della libertà americana, cioè il concetto di libertà è un concetto cardine, poliedrico, molto differenziato con varie sfaccettature, che un po' rappresenta la storia di tutti quelli che via via entrano dentro il preambolo della Costituzione americana, We the People, che all'inizio è molto stretto, sono soli bianchi, maschi, di origine anglosassone, proprietari, poi si allarga perché i maschi bianchi, tutte le classi sociali prendono il diritto di voto, poi entrano alcuni gruppi etnici e così via, via via si allargano, poi entrano le donne, quindi una storia che in nome della libertà, libertà economica, politica, di espressione, tutto quello che le varie libertà, anche al plurale, che sono garantite dal Bill of Rights, ecco che la società americana si riflette in questo concetto di libertà declinato a seconda della storia dei vari gruppi, di come entrano. Per esempio i nativi americani entrano come cittadini solo nel 1924, prima erano degli stati stranieri con cui, nazioni straniere, non stati, nazioni stranieri con cui gli Stati Uniti avevano dei rapporti, facevano degli accordi che poi non rispettavano mai ovviamente. Entrano come cittadini solo nel 1924, quindi il criterio è quello della cittadinanza, che cosa vuol dire essere cittadino americano? È una domanda che è sempre ripensata di generazione in generazione, via via si riscrive la storia anche, poi entrano le questioni di genere. E quindi sono molto articolate, certo. Chi adesso si sente penalizzato sono i bianchi, che si sentono che stanno diventando un gruppo marginale. Marginale rispetto all'aumento degli ispanici, aumento delle minoranze anche dal punto di vista quantitativo, senza dubbio. Quindi loro che erano i padroni della storia, anche se magari molti sono ignoranti ma non la sanno nemmeno, però diciamo si sentano i fondatori e non lo sono più. Quindi la storia va riscritta allargandola ovviamente la base. E questo è stato fatto, insomma, di generazione in generazione. Ci sono anche delle domande molto critiche rispetto a questi processi. Quindi non è il discorso della rivendicazione. La rivendicazione è assurda, per esempio, chi rivendicava che si dovessero più rappresentare, per esempio, Shakespeare, perché c'erano dentro dei personaggi, no, era razzista, o altre cose, insomma, quelle sono veramente questioni che però a volte hanno anche una, fanno presa, ecco. E quindi qual è come si fa a disegnare la linea di confine? È un processo anche questo in corso e se ne discute molto. Il fatto che ci sia un'associazione di storici che costantemente, insieme anche altre associazioni di sociologi, scienziati sociali, politologi, eccetera, discutono di queste cose è molto importante perché non c'è una risposta univoca a questo, però se ne discute e quindi è molto complesso il dibattito, articolato, ricco
E questo, devo dire, fa bene alle professioni e fa bene anche alla didattica. Non so se ho risposto. Sì, la ringrazio moltissimo, però appunto mi chiedevo, mi sta dicendo che non c'è consapevolezza della differenza profonda delle condizioni di partenza di una di queste comunità rispetto alle altre. Cioè tutto viene in qualche modo considerato legittimamente sullo stesso piano. È questo che mi... No, questo non lo penso. Bisognerebbe ora prendere degli esempi specifici di storie. No, perché ci sono modi di raccontare, un po' per esempio attraverso anche le biografie individuali, come uno arriva e poi fa parte di questo, ci sono insomma modi di scrivere la storia, narrare, la narrazione diciamo è molto articolata. Ci sono molte differenze, certo che ci sono le differenze, proprio lo studio delle differenze è fondamentale e si fa in modo diverso, le metodologie sono molto variegate anche. Ci sono gruppi di studio che proprio fanno questo in varie università. Quindi è un lavoro di ripensamento di come si scrive la storia in una società multiculturale, perché come si insegna la storia nelle elementari, nelle medie, nelle scuole superiori. L'università è già un altro discorso, ma nelle scuole elementari, medie e superiori i curriculum sono riscritti costantemente. E non è che si sia arrivati alla perfezione, tutt'altro, infatti poi lì dipende poi dalle scuole, perché sono un sistema di scuole private, che sono scuole religiose, sono scuole pubbliche, a seconda della scuola uno manda il ragazzo in quella scuola perché sa che gli insegnano in un certo modo, ci sono le scuole etniche, insomma è un po' difficile dire, certo le differenze sono sempre presenti, questo non c'è dubbio, sono sempre presenti, la scrittura della storia a volte manca, io ho citato il libro di Foner perché è un tentativo di riscrivere la storia americana tutta insieme all'interno usando il concetto di libertà, ecco, come un punto di aggregazione diciamo delle differenze. Grazie. Se allora concludiamo, volevo chiedere a Giuseppe Albertoni se vuole definitivamente concludere questo pomeriggio. Sì, grazie Elvira. E ringrazio ancora la professoressa Lorini per il suo intervento, come si è detto, è appassionato e estremamente interessante, che ci ha permesso di approfondire nuovamente temi che abbiamo già attraversato anche tramite le altre relazioni. Abbiamo potuto tornare su alcuni argomenti che avevamo visto anche in contesti molto diversi e quindi da questo punto di vista penso che anche per i dottorandi sia stata un'esperienza estremamente utile e che possa aprire un po' le menti anche verso la comparazione e anche ci aiuta a pensare anche sulle forme appunto della scrittura della storia, come è stato detto ora in conclusione. Quindi ancora un grande ringraziamento alla professoressa Lorini e ricordo a tutti il prossimo appuntamento che avremo il 25 di marzo con Hannes Obermeier dell'Accademia Europea e con Accademia Europea di Bolzano, dimenticavo, e con Giulia Albanese dell'Università di Padova. Ecco, allora ancora un grande ringraziamento e un saluto a tutti. E grazie a voi. Al prossimo appuntamento. È stato un piacere. Grazie, grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.